Oggi è 31, oggi è Halloween. This is Rimane Halloween. This is Halloween. uno. Halloween. Rimane uno. This is Halloween. Mandami la stazione del 31 ottobre 2022. A stazione lo 31. Mandami la stazione del 31 ottobre Pancio, 2022. vale. Ho fatto Pantheon 2 e 8, non tiene, tiene solo un oggetto Pantheon. Ma la devo attuare, se sta puzzicando. Ma Ma devo ci andare sta a foto, cioè. Pantheon? Hai fatto Però ha tu? fatto rage quittare Ma hai Pantheon, ha fatto fatto rage quittare. tu? Non sai che stai dicendo a me, che te bevi, io sto No. cercando. Dai, hai detto o non hai detto per cazzo? Va bene. This is Halloween, this is Halloween. Dai, ma è vero che ti piace il baccalà? This is Daniel, this is Daniel, this is Daniel, this is Daniel, this is Daniel. Daniel, non ho più uno, quanto... Ma Daniel non c'ho più. Ciao Daniel. Cosa? Qual è la bomba a mano? Sempre sotto tutto. Quella busta che esce fuori. Sempre sotto. Sotto a tutto. Ma che sto facendo? Io non è che andiamo a vedere dove.
Questo se lo mangiano, io lo tolgo. Butta. Butta. Ma che cazzo stanno combinando? Stanno zitte così, perché stanno cercando di vedere come prendere. Ma hai visto che bordello? Guarda che fanno. Non fa niente. Tolgo questa parte? Se riesce, sì. Madonna mia che stanno combinando. Hanno una loro intelligenza. Vabbè, fammi andare indietro. This is Halloween. This is Halloween. Aspetta.
C'è un dubbio. Ho un dubbio. Ciao Martina, ho un dubbio. Ho un dubbio. Tra poco. Vai, vai, era tranquillo. Ho un dubbio. Ho un dubbio. Un, dos, tres. This is Halloween. This is Halloween. This is. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sì, Daniel, sono state aggiunte nuove mod, l'avevo anche detto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 zucche. Male. Sono Big Cannon, Create Big Cannon e... è quella dei cavalieri, quella della clot, quella del dell'altra, non mi ricordo. Architetture tipo. Sono quattro mod. Lo 3 4 5 6 7 1 lo 3 4 5 6 7 8 no. Mandami perché sono su Discord. Addio, non mi fate iniziare a nervosire. C'è qua una stanza, mod, ci sono qua. Porco Dio. Leggete la chat, porca puttana. Leggete la chat. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Non le trovo. Guarda, aspetta, faccio della magia, guarda. Vedere come le trovi subito, aspetta. Se non le trovi in tempo, Daniel, guarda cosa succede. C'è solo quella dei cavalieri. Ma io l'ho copiata così come sono. È impossibile. Fammi vedere. Fatti cazzi tu. Ho i virus nel mio computer. Ma a parte mancano. Ah, sono qui. Ma io le ho aggiunte. Mi sa che quel link no, quella roba non funziona molto bene.
Scusami, ti lancio, l'ho messa, sono molto sicuro. Ho fatto la stessa cosa, ho fatto copia e incolla. Dai, porca troia, apri. Vedi che qua ci sono? Guardate. Perché lì non ci sono? Beh. Ah, ma forse ci dà anche l'aggiornamento della mod, aspetta. 10:24. Hanno aggiornato ottimamente la mod. Sì, in questi giorni hanno aggiornato la mod, ragazzi. Che hanno aggiunto? Hanno aggiunto cose su nuove. Aspettate allora, aspettate. Allora, aspetta. Aspettate ragazzi. Fatemi spegnere il server. Mi sa che dobbiamo aggiornare pure la mod. La mod. Update. Ok, vai indietro. Questa non dobbiamo aggiornarla. Open folder. Backup. No, backup. Gestione file. Ma non le aggiorna automaticamente, vero? Mi sa di no. E infatti, questa dobbiamo eliminarla. Epic Nights cancella. Aspetta, 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 se no mi ha cancellato tutta la roba. Trascina file. Ok. Cancella la vecchia versione. E c'è la nuova. Perfetto. Ora rifaccio il pacchetto, non so perché abbia fatto così. Esporta pacchetto. Boh, lasciala, ma non so perché, vabbè. Facciamo così. Osiris RP. Vediamo, apriamolo un attimo. Ma che cazzo sto combinando? Oh, Gesù Cristo santo. Ma perché non le aggiunge? Oh, mamma mia, devo fare. Comunque è meglio scaricare le cose a sto punto. Però, aspetta un attimo. Se aspetta, adesso aggiornando la mod, e aggiornala anche tu. Open folder. No, ma aspetta, no. Ma scusami, quando installi questa. Cioè. Quando installi questa, te dovrebbe installare automaticamente queste due. Perché non ve le installate automaticamente? Quando vi andate a installare questa, si installa automaticamente anche queste due. Boh, vabbè, io le metto su Discord i nomi, così li trovate. Vabbè, in realtà vi dice che mancano quelle mod, effettivamente. Potete anche scaricare voi. Cazzo, rompete i coglioni. Ah no, cancio. Ah no, sì, devo chiudere, aspetta che ce l'ho la versione vecchia. Play. Fammi avviare il server. Start. Ma solo io ho freddo. Prima fai cambiare un po' l'aria. Non è vero che ero forzato fuori.
le scarichi da solo, bro. Vai su Ignite e ti dice quali servono. Ma quando installi Ignite ti installa tutte le altre mod. C'è bisogno che te le scarichi tu. Devi scaricare il pacchetto. Scaricate il pacchetto, vai su Ignite, disattiva attivi e te le installi. A parte te lo dice nel server quando mancano le mod, prima di tutto. Vediamo adesso se funziona bene tutto. Oh, teoricamente dovrebbe funzionare. Non ci sono problemi al server. Si apre il cazzo di come l'installo secondo te? Si apre il cazzo di cosa? Non escono le mod. Escono le mod, Daniel. Tu sei imbecille, non è colpa mia. Vediamo cosa ha aggiunto la mod, se ci sono aggiunte. Non penso, secondo me hanno solo aggiornato. Vediamo. O forse si hanno aggiunto scudi, può essere. Vedo tutto uguale. Questi sono i cannoni. Questi sono i banner. Cazzo hanno aggiunto. Epic Knight, l'ultima versione. Ultima versione, ragazzi. Dovete solo aggiornarla. Allora, intanto che Daniel entra, io preparo il cannone. Sei anche fortunato, sono ancora in... non ero in creativo. Vediamo. Guarda, devo fare qualcosa. Cosa? Devo fare qualcosa prima di entrare. Sì, Nadia, ti aggiorno le mod. Devi semplicemente andare sempre su Discord. Vai a accedere al gioco. Vai qua. Visto che Dani non riesce a fare una cosa semplicissima, andare nella cartella della prima in questo modo. Scarichi il pacchetto. Rispetto a Dani sei più speso, sei intelligente. Download, ti launcher e andiamo a prendere tutte le mod. Non è meglio chiudere la prima. Prendi le mod, la cartella mods, apri cartella mods ed accorciamo questo. Vediamo tutto. Qua dentro, se uscì tutti i file. Oddio. Ma aspetta. Ora l'unica cosa, dobbiamo aggiornare questa mod, perché giustamente non c'è nel pacchetto aggiornata. Fai Ghouls Forge Epic Nights. Epic Nights. Questa 1.21. L'ultima versione che dovrebbe essere questa. Allora. Salma, se vuole chiudere, andiamo nella cartella download, andiamo qua dentro, se vuole togliere. Devo aggiornare un attimo la cartella anche io su Discord, perché giustamente aggiornando la mod
Allora, sì, ma non mette 3 adesso. Aspettate che aggiorno le mod. Perché abbiamo aggiornato una mod adesso, proprio ora. Andiamo un attimo nella cartella mods. Questa possiamo cancellarla. Mi passo ora tutte le mod. Aggiungi un archivio. T-Launcher mods. Zip. Ora le passo a tutti, abbiate pazienza. T-Launch. Allora, pack mod T-Launcher Osiris RP 31 10 23. Ora, questo c'è un attimo. Facciamo copia. Facciamo elimina. Rimuovi allegato. Rimuovi allegato. Elimina messaggio. Elimina messaggio. Ora, per chi ha il corso Forge, vi faccio il pacchetto. Esporta profilo. Osiris pack. E lo lascio così come sta. Osiris RP. Si sostituisce. Andiamo a chiudere. Questa cartella non ci serve più. Andiamo su desktop. Aspetta, aggiorniamo nel dubbio. 31, 21 e 15. Nuovo pacchetto. Ok. Aggiunte. Sì, puoi entrare. Tu già puoi entrare. Ok. Ho messo le mod per tutti. Perfetto ragazzi, tutte le mod nuove ci sono adesso. Allora, intanto facciamo saltare la casa di Dania. Vale, vale. Che è successo? No, no, no. È un pezzo a terra. Che è un pezzo a terra? Time set day. Ok, posso tornare. Male. Perché sopprende il pavimento, nessuno lo fa. Vabbè, comunque venga a comune, c'è una cosa bella. Andiamo da giù. Venghi, venghi. In che senso ma devo mettere Forge Ot Launcher? Tu cosa hai, Carlo? Bra, se tu hai comprato metti il corso Forge, se hai quello craccato. No, vabbè, T-Launcher. Ma si dice craccato. Vabbè, io dico così perché c'ho soldi. Oh, guarda che bello! Buon Halloween, signor Arabo. Qui c'è una torta di play. Grazie. Una, non tutte e sette. Ah! Aspetta, aspetta. Ah, ho capito, devo dividerle. Buona. Buona? Nice. Si venga a prendere il suo vestito da suo ceto sociale. E per noi pirati nulla. Di nuovo. Ok, se ha... soldi. Aspetta. Lei è un... Che cazzo è lei? Non mi ricordo. Un clero. Fa parte del clero, signorina? Sì. Allora, ok. Andiamo a vedere. Lei è del clero. Si può scegliere la tunica da cittadino che preferisce. Ma queste zucche? Ma che stai facendo? Te ne sono torta. Posso prenderla? Sì, la torta è per tutti. Oh, che bello. Oh, che bello. Finalmente si vede che sei una persona normale. Signora Araba. Può fare anche scomparire questa. Una zucca neanche. Venga a farvi saltare. Per noi è a stronzo, venga. Oh, grazie, questo è gratis. Dai, così si vede. Quella non è gratis, quella è per me. Okay. Okay. No, quella è mia, spazio. Che cazzo ti è dato? Ho dato qualcosa. No, non è questo, ho dato qualcosa di mio. Mi tengo full inventario. Lascia, lascia. Ma come lascia? Lascia di fede. Oh, ora me lascia fede.
stavo usando la chiave. Quale arma? Questa? Sì. Questa merda. Aspetta. Dove sono i vestiti? Allora, Vale mi dice che ci sono già alcune mod che devo fare. In che senso ci sono alcune? Sì, fai sostituisci. Non cambia un cazzo, devi solo sostituire. Allora, io sono un patrizio, ovviamente, l'unico patrizio del villaggio. E ovviamente indosso la mia tunica da patrizio. Vado a posare la mia armatura. Forse questo è eccessivo. Vado a posare la mia armatura. Quanto è figo cos'è? Ma chi è suo arabo? Signorina, lei è... Che cazzo è lei? Ah. Una persona importante, che sono mezzo pulito. E quindi ci sono i vestiti. Scegli il suo abito da... Il suo abito. Ah, questo sono io? Vabbè, non è molto... Non ho molto scelto. Ah, hai due tipi di scelte, che cazzo vedo? Scegli quello che più ti piace. Brigandino oppure... Io questo, quindi mi devo prendere uno, due, tre. Ma io ho un problema, ho dei pantaloni maledetti che non posso togliermi. Prima o poi si rompe. No. Io vado a posare. Aspetta però. Questi possiamo eliminare. Però devo andare a posare la mia armatura di diamante. Ma il cappello non c'è? No, per quel tipo di vestito, no. E stai facendo la cannata adesso? Ma allora mi metto la... Aspetta. Vogliamo di certo far bruciare il villaggio oggi. Prima o poi morirà e si taglieranno per sempre. Sì, infatti, prima o poi. Solo tu, Nati, potevi indossare pantaloni maledetti. Che ne so? Perché c'ho due asce adesso? Che cazzo è successo? Ma dai, esce. No, grazie, non vuoi. Ah, ti posso affogare, sembra. No. Oh, questa così è molto meglio. Hai visto? Presa la chiave sbagliata. Facciamo così, mi rompo i coglioni ad aprire le casse. Oh, finalmente c'ho l'abito giusto. Tutto rodotto. Vale, su consegnaci Nati. Va bene. Nati, dove sei? No, no, ho 40 di esperienza, raga, non voglio morire. Ah, ok. Ma comunque prima voglio la mia torta, eh. Ma perché tu hai l'armatura più bella? Perché sono un patrizio. Questa è l'armatura da patrizio. Ma io come faccio a cambiare la skin base del mio personaggio? Devi cambiarla tu. Devi caricarla. Devi trovare quella che ti ha dato Martina e caricarla. Ma non so come si può. Che ti ha Martina, te la mandi lì. No, ha detto che non si può, lei. Come no? Ha detto che non si può. Buongiorno cittadini, buongiorno. Come va? Come va? Abbastanza bene. Lei da oggi ha il diritto di partecipare alle riunioni. E ha il diritto anche al voto. Ah, bello. Sì. Perché lei è un uomo del clero, quindi... Che no, l'antico Dio ti perdoni per la tua infedeltà, però. Grazie. Siamo di regione diversa, però secondo me meglio che siamo neutrali per tutti e due. Ah, per ora neutrali, va bene, perfetto. Mi piace questa cosa. È meglio fare pace. Abbiamo un nemico in comune, quindi. Abbiamo un nemico in comune, mamma mia, come sempre. È che l'ultima volta hanno provato ad attaccare il mio babbo, quindi non esiste proprio. Ma intanto penso che sia arrivato il momento di pagare tasse e stipendi. Quindi salite. Allora, toglimi già 40, perché io sono un poliziotto.
Giusto. Non ti sento, sali. Deposito gas, chiavi del conto. Ok. Ciubecca, Iotto. Iotto ci deve. Salotto, ma posso mangiare adesso. Allora, terreno più casa 10, 35, 45, 50. Mi deve dare 10 monete. Devo scrivere che ha avuto lo stipendio già. Gabri? Pronto? Che succede? Io credo di aver fatto una cagata. Che hai combinato? Ho creato una nuova istanza per installare le nuove mod. Perché? Eh? Ma tu dovevi solo scaricare il pacchetto. Ho scaricato il pacchetto, ma come faccio a inserirlo nella stanza vecchia? Nella stanza vecchia? Nell'istanza vecchia. Tu devi solo caricare il profilo. Come hai fatto l'altra volta, l'import. Tu hai l'originale, no? Sì. Devi semplicemente scaricare il pacchetto, fai import e basta, hai fatto. Ma importo come faccio ad andare su importa? Devi fare crea un nuovo profilo. Ho capito. Il problema è che mi sa che ho dato un password diverso. In che senso hai dato una password diversa? Sai che mi chiede la password quando lo avvio per la prima volta? Sì, poi non te la chiede più. Immagino che devo mettere la stessa password di prima. Se te la chiede, penso di sì. A me non me l'ha chiesta. No, ma a me me la chiede. Nemmeno annati. Ah, ma aspetta, perché tu hai ricreato un nuovo profilo. Sì. Devi mettere quella che hai messo prima. Non te la ricordi. Aspetta, ho sbagliato. Perché ho passato lì? Devo riaggiungere il server. Allora, che stiamo dicendo? Niente, io sto cercando di trovare aspetta un attimo. Cosa? Non vende casse. No, niente, io sto cercando di trovare il l'IP del server. I bauli, dice. Cosa, dove sono i bauli? Fuori, proprio all'esterno. Ma io non ho più io. Ah, capito, non ti ricordi la password, quindi. No, stavo trovando il... Qua, IP. Ma è svuotato il negozio. Adesso si dice. Oh, ok. Ma te ne serve un'altra, se vede le facce. Mi muto. Vai, vai. Adesso. Cioè, sto bug dei soldi che è bruttissimo. Ok. Altre casse?
Mi dica. Senti, devo pagare lo stipendio. Allora, deposito cassa. Chiave numero 5 e mi faccio tutto da solo, guarda. Per non dire che te rompe i coglioni. Io devo pagare a casa, terreno 5, 5, 15, 20, 20, 45, 55, 60, 75, a posto. Devo darle 75, gli annati insieme prendiamo 90 e 70, quanto fa? 160. Giusto? 90, 50, 140. Aspetta, 120, 150, 160. 140, 140. Oh, non aggiungere conti. Fermo un attimo. Allora, ho detto 75 devo pagare, quindi 60, me ne mancano 15 da pagare. Ok, fatto. Io ho fatto il mio dovere. Ho pagato sia le tasse che ho preso i stipendi, sono a posto. Ho coscienza. Ok. La lascio al suo lavoro. Ho messo la chiave. Ora. Mi dai vale una parte dello stipendio? Che devo fare una cosa, dove sei? Vale, mi dai quello che mi rimane dello stipendio? Ma io non lo so, sono io pazzo oppure non lo so. Scusa, io nella cartella che cazzo ho messo? Non c'è niente di così speciale. Pensavo che avessi aggiunto qualcosa io dentro di sto. Aspetta. Chi ha portato questa roba qui? Luke. Ah, Luke, pensavo. Luke, amore. Vieni. Nadia, siamo ricchi, Nadia. Mi dai qualcosa? Che vuoi? Devo pagare un paio di cose. Lo stipendio, quello che mi è rimasto. Pure là, nel gioco mi fai buttare i soldi. Devo a parte posare i soldi di casa. Che ci faccio con 8 pezzi di rame? Che so, ti ho dato un sacco di soldi. 8 mi è arrivato. Ma quanto mai? Ti ho dato anche 32. Nadi, no, ti ho dato i soldi, porca puttana. Se sono uniti a questi. Perfetto. Oh, che state muovendo? Lei fa marketing, cazzo. Faccio marketing, cioè, così. Uno però. Lei è il re del marketing. Ma comunque lo sai che Wolverine mi sa che non viene ora. No, cioè forse viene più tardi, forse. Non viene più tardi? Mi serve un favore. Devo.
che vende canne da pesca? Ok, me ne devi anche esatto. Come sempre. Ok, andiamo nel tuo. Mi serve la corda. C'è un problema con le mod. C'è un problema con le mod. In che senso c'è un problema con le mod, bro? Non c'è nessun problema. Le persone sono dentro la server. Come restano? Hanno la testa. Sì. Poi una cosa, ho quattro canne da pesca che voglio unire. Ah, giusto, non mi senti. Ho quattro canne da pesca che voglio unire. Ma devo usare la mia di esperienza, perché ne ho 40 e mi hanno detto che devo usarla. No, pensa c'è quello originale, mi pare. Non c'è il T-Launcher. Mi posso i soldi, a posto. Chi questi qua non si uniscono, ne già. A Gesuela. Cioè sto bug dei soldi che mi dà proprio fastidio. Fumo e ci sono. Vai vai fra. Fra, se ascolti dalla live Carlo, ti spiego meglio perché secondo me boh. Cioè è una cosa veramente scema. Ok, adesso devo andare qui. Ok, su. La risposta è perfetta. Ma se voglio aggiungere gli altri cosi, poi che faccio? Li unisco? No, l'ho consumata. Oh, 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 bello questo, bello. Ok, l'ho rotta praticamente, finito. Grazie mille, quanto le devo? Venite, venite, signorina, a ritirare i vestiti. Ma quella è Giliberto con l'armatura? Che ti devo prendere? No, niente. Che bella sto armatura. Cosa che bello. Allora ragazzi, in base al vostro ceto, che ceto siete? Signora Giliberto, lei può aprire questa cassa. Scegli uno dei vestiti da civile quando giri per il villaggio, non è in guerra. Quali posso usare? Quali posso prendere? Allora, uno è molto borghese, fa molto stile borghese. Ma perché quando cammino qua sembra tipo quella roba appiccicaticcia di quando piove? Però posso dire che la chainmail sa tanto di guerra, quindi non la metterei. Eh beh, certo. Allora, signor Rakan, lei invece è un umile contadino, giusto? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sono poliziotto, sono poliziotto. Ma cazzo mi dica che sei poliziotto? Ti ho chiesto il cielo. Lei dice ceto basso. Mi sento bene con questa roba. Questo è il vestito che regala al suo ceto. In base al suo ceto, questo è il suo vestito da cittadina. Guarda che bello, guarda. Quando sei, un semplice contadino, sei vestito così. Sono un legno. Praticamente. Beh, possiamo andare, dai. Vedi com'è la canna, andiamo. Ah, Giliberto è morto.
È stata Con una tagliata. patata e non ho paura di usarla. Ma questo è il signor Ben. Ma che mostro, riesco a muovere le... Oddio, qua le dotte sono pronte. Sono belle, calde. È il momento di ritirarsi la sua giacchetta da civile, quando non è in servizio. Lei è della categoria clero signore, quindi lei ha diritto a uno di questi due vestiti, eh. Scegli uno dei due vestiti all'interno. Ma è morto. Ha la scelta di uno dei due vestiti. Quale sceglie? Quello da signore cittadino sempre vestito in armatura o da riccone borghese? Ovviamente sceglie quello classico per un uomo come lui, da stile barra fabbro barra guardia cittadina. E l'ho crashato. Vada Giliberto, vada con la sua giacca da riccone. Oh sì, guarda che bello che fa. Ahi sta. Mamma mia. Guarda, guarda, guarda. Così quando state in città e vi prendete a cazzotti non rompete le vostre armature. Visto che avete un brutto vizio che si chiama cazzotti. Poi direi che per ora abbiamo finito. Ovviamente solo oggi si prendono vestiti gratis, ragazzi. Chi non ha i vestiti gratis è fortunato. Cioè, Ma chi poi non... dove li fa? Dove li prendo i vestiti? Ah, Cioè, questi qui, come... sempre dal fabbro, perché sono fatti da fabbro. Daniel, ho bisogno di un favore. Devo togliere questi pantaloni. A che ore erano le partenze per Black Aspetta, Friday? aspetta, però ho queste chiavi in mano che non posso usarle. Dopo me le devi dare. Signor Giliberto, Sono tutto quelle del bene? negozio, quindi mi A che ore erano raccomando, le Daniel. partenze per Black Friday? Questo dobbiamo impostare, dobbiamo fare riunione del consiglio. Aspetta, ora lo scriviamo. Riunione Sì, facciamolo del subito. consiglio tra 5 minuti. Devo fare le casse, ma ho consumato Mi devo tutto. dare anche la Ah, oh, borsa devo prendere le chiavi per... d'attività. Devo tornare indietro. Mi dimentico, è forza dell'abitudine. Che sono troppo abituato male, ecco quello è il problema. Chiavi, no. Chiavi, no. Ah sì, queste. Daniel, ho riunione tra 5 minuti, quindi anche tu devi partecipare. Aspetta, però, devo darti anche l'armatura, cioè i vestiti. Ma io ho le mani per scrivere, perché non scrivo? L'anestesia, please. Quanto legno c'ho? Allora, il fatto è che è tutto disordinato, devo aggiustare tutto un attimo. Allora, mettiamo questo qua, questo colore qui, questo qui, questo qui. Così mi rendo conto effettivamente quali tipi di legni ho attualmente ancora. Poi, questi sono materiali aggiuntivi. Sto scendo scemo, sto scendo scemo. Calma, calma.
Ah, vero. Mi hanno consumato anche i Ah, no, bastoncini. li ho messi. Dove li ho Quindi. messi? Scusate ragazzi, sto facendo rifornimenti al mio negozio. È normalissimo. Ok, a posto, ho fatto tutto. Poso le ultime cose e ci sono. Sei italiano? No, no, cinese. Come fa a essere cinese? Fammi controllare che ho chiuso tutto. Allora, da quando ci sono le chiavi mi è venuta l'ansia anche nel gioco. A chi è accesa, ma? È scomparso! È scomparso, è scomparuto un poliziotto! È Dov'è? scomparuto poliziotto. Raga, c'è un regalo. Chi li prende? Mario, perché c'è uno zombie con la spada? Perché anche i Mario, zombie gira possono avere la tutto spada. così, sono Rick! Allora, ragazzi, ciao Mario! Rakan, vieni qua, vieni a mangiare la tua torta gratis. Vabbè, c'è Anch'io Halloween, si mangiano cose gratis. penso Halloween, anch'io posso prendere? Tutti potete, però. Halloween, Halloween. Tutti avete dritto. Dietro Oh, questa chi è? torta c'è uno zombie con la spada. Arrivo io! Venga anch'io. Ciao signor Ragan. Dai, Rakan, unisciti a noi, unisciti al Ma sta addestrando? grande antico dio, unisciti a noi. No, porca se Ma in che brutta. senso vuole Lo merda. unirsi? Guarda Ragan, guarda cosa voglio. Non si vuole uscire, non unire a noi, non si Ma vuole unire cos'era? a noi. Balestre. Che balestra? Questa è una balestra. Penso sia un fucile. Stile medioevo. Ehi, sta, proprio uguale. Proprio Ah, uguale. signor Fabbro, visto che lei ha sviluppato nuove tecnologie per le armature, interessante, può Sì. fare. Perché ho trovato Voglio uno scudo figo. uno scudo figo? Sì, strafigo, Allora, con ne abbiamo vari utilizzatori. il simbolo anche tutto. Voglio pure io lo scudo, voglio pure Abbiamo un io lo scudo. Ester Shield, Però che è no, lo uno scudo scudo si medio. ricompensa. Mentre abbiamo un piccolo scudo. Attento. Ma che devo fare? Il battesimo? Che religione sei? Che è Qual è battesimo? il battesimo? Ma non Che religione sei? c'è. Non c'è il vescovo. Che No, religione c'è. sei? Dica. Antico Allora, Dio. abbiamo vari scudi. Antico Dio, Ne Dio del possiamo farne cristiano, uno antico Dio, grosso, antico Dio però un po' cristiano. pesante. Non so se No, riusciamo a no, 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 tenerlo. Antico Dio è importante. Oppure ne facciamo uno medio, che Quello è un po' è troppo, cioè, quello è un pezzotto. per tutti. È quello là più Antico Dio base. invece è buono. Ci devo pensarci, sai? Effettivamente ci sono più scudi, quindi ci sono più. Comunque oggi Altrimenti smendo tutte le mie tutte pesce, raga. Altrimenti Perché? vuole uno scudo Perché a devo tornare cerchio, al vuole, oppure lavoro. Ma guarda che settimana prossima. Ascolta, l'antico Dio è ottimo. Quello Sì, loro ma è abbiamo un perfetto. attimo una Bravo, che riunione. sei. Oh! Eh? Che sta propaganda? Salve a Veramente tutti ragazzi, sfigato. c'è una Viva riunione. l'antico Dio, viva l'antico Dio. Io e te siamo. Io e Grande antico Chiesa Dio, di là che siamo Dio ti andati benedica. A lontano. Secondo me Viva non è. l'antico Dio. parte ti conviene diventare antico L'Italia. Dio, per il semplice fatto che ora diventa religione di Stato. Ah, Ok, ok. antico Dio ha vinto allora. No, è come. Guarda, La no, loro guarda. fede è tipo eretica, sai? Sono eretici. Prima o poi la Non è diamo a vero, non fuoco. siamo eretici. Scusa, ma Viva l'antico Dio. chi mi ha messo il pompino? Scusate, Scusami, dove? Vale, come si fa a sistemare Io. la roba del vocale? Accettami la In che cosa. senso come si fa a sistemare? Con che tasto si va nel menu del game? Vidi bisotto. Dai, raga, no. Divisotto. Non ti faccio fare un shampoo, cazzo.
Vai, se fino a riunione iniziamo. Non è uscito a me, ciao. Vado su a metterti che ciao Amragan, lei deve stare qui perché ora parleremo di una cosa che le interessa particolarmente. Perché la bandiera quindi per le riunioni? Dov'è la bandiera rossa? Questa, ah no, è l'Ungheria. Ma che bandiera? Ma non è nessuno. È Ungheria. Ma che cazzo, ma che è sta Ungheria? Mi sentite? Mi sentite? Sì, purtroppo. Dai, fammi perché metto le tasse. Ora. Siamo in riunione. A parte tesoriere sta sopra, vai da tesoriere. Poi iniziamo sta riunione. Ragazzi, salutate. Rakan, tu abiti dall'altra parte. Appena vengo a Blackwater, più tardi te lo sistemo. Sì, vabbè, raga, un attimo solo che partecipi anche tu a questa riunione che ti interessa. Ma è granaio mio, non ci sta nessuno. Che è granaio tu? Ma non abbiamo molte mappature di quell'area. Ci servirebbe. Ma quello è in automatico, scusa. Ah, perché è di terra forse, cioè non si vede. Che senso di terra? Vedi che dovrebbe uscire in automatico. Ma no, perché si deve aggiornare la mappa. No, esce in automatico. Perché si deve aggiornare? No, questa non si aggiorna. Non ho mai visto quella mappa che dici tu che si aggiorna da sola. Io so che la mappa si aggiorna in automatico. Se quando ti spunto qualcosa, qua è. Ah, ok, va bene, ti credo, non fare nulla. Allora, iniziamo questa riunione senza il signor poliziotto, come sempre. Sono io il poliziotto. No, è il capo poliziotto. E il tuo capitano? Donald Blackwater. Tu sei il capo di te stesso. Tu sei il capo di te stesso. Allora. Da capo tavolo. Allora, ragazzi, facciamo partire per lui, che è importante anche per lui. Un attimo, scusate. Stanchezza. Nella riunione dobbiamo dire. Dobbiamo dire nella riunione una cosa molto importante. Scusate, ho rubato. Ma perché sta sul tavolo? È che è pazzo. Perché sì. Sta sul tavolo. Perché allora, un cazzo. Dobbiamo parlare una cosa sui trasporti delle merci e persone tra Osiris e Blackwater. Dobbiamo impostare effettivamente degli orari quando la nave salperà o meno. Perché tu non puoi venire da solo. La prossima volta ti arrestiamo e buttiamo la chiave. Scusa, sono poliziotto, il tempo dovevo venire. No, adesso sono cambiate le leggi. Siamo che palle, ma cambia sempre. Sono cambiate! Ovviamente un paio di viaggi solo la mattina. Io pomeriggio a sera eviterei. Per il fatto anche del buio e dei mostri. Ma che cazzo sei? Di fare i viaggi la sera e della notte. Vabbè, comunque niente. Che ha detto di male? No, ma sono impostati sull'orario reale, non li impostiamo sugli orari di Minecraft. Guarda, io mi metto qui. Raga, non si leva dietro da me, vedi questo? Potrebbe fare molto male. Allora, stiamo dicendo, dobbiamo impostare degli orari. Io direi di fare 3 giri ogni ora. Quindi facciamo per esempio 9:30, 10:30, 11:30. 3 viaggi. E da Blackwater invece facciamo dalle 21:50, 22:50, 23:50. Di qualche minuto dopo. Sì. 20 minuti dopo. Va bene? Ma se non c'è nessuno, la nave salpa comunque? Se non c'è nessuno, non c'è bisogno di salpare. No, appena. No, appunto, non ha senso. Però effettivamente dall'altra parte vogliono venire. Sì, ha ragione, sì, deve salpare sempre la nave. In Italia. Quindi ammiraglio, lei ha degli orari, li impostiamo adesso, andiamo a scrivere nella legge. Diamoli. Allora. Li scrivo anche fuori dall'ammiragliato. Sì, bravissimo, va a scrivere subito, se mi insegnerà. Troppo forte, vado. Da un cartello. L'organizzazione è vero, mamma mia. Ti azzita, lei. Ehi, che sta facendo il bordello? Non le piace più da quando mi sono abbronzata, vero? No. Ma è razzista, lei. No, ma non è per quello, oltre mire in questo momento, mi piace. Signorina, lei non mi ha dato corda fino adesso e adesso ti pente. No, io ho il mio marito. Chi è il marito? Io ho il marito. Posso ammazzare quel tipo davanti alle porte? Sì. Io ammazzo. Ok, ho scritto. Ma non è mio marito. Vero, hai ragione. Che così vado a mettere.
Va bene, scogna. Ragazzi, se vedete pirati dell'avamposto, stanno solo ristrutturando per fare quella roba, capito? No, così. Ok. Ok, perfetto. Quindi ignorateli. Allora. Pure chi è il cartello che vado a scrivere? vedete dal cartello? Dove cazzo lo scrivo col Santa mano. fango? Vabbè, la nave partirà alle 10 e mezza. Perché dov'è il capitano poliziotto che addestra un po' questo ragazzino? Ah, è lei, ok. Ah, i cartelli li ho lanciati, non li ho presi. Quindi tu fino alle 10:30 non puoi tornare dall'altra parte. Ok. Ah, a proposito, devi pagare le tasse. Allora stanno i soldi. Ah, stanno di là. Vabbè, tanto le so le tasse, devi pagare 25, 10, 10, 35, 10 devo pagare. 50. 10, sì. Pagati. Anzi no, mo sono entrato pure nella religione, quindi non devo pagare più. Ah, è vero, ora sei nostro. E che c'è il coso lì? Ah, aperto, giusto. Che cazzo sto facendo? Tanto verrà licenziato prima o poi. Io? Ma so solo io, ma come faccio ad essere licenziato? Beh, sei venuto qua da solo, senza protezione. Lei già è pazzo. Si fa catturare dai pirati, lo sai quanto vale un poliziotto per riscattarlo? Io te lo lascio da loro. Queste cose qua mi sembra mancano ancora. Io perché sto in culo al mondo, devo vivere un po' questa situazione. Ah, come te? È che c'è mica non puoi venire qua, ci sono degli orari che puoi. Non Comunque, hai so. preso la torta tua, sì. Allora, io sono un contadino di Blackwood, non è che ne so tantissime. Vabbè, ma tu Non sai sono cosa andato devi fare la prima all'università. cosa? È bruciare il negozio dell'altro contadino, se non vuoi concorrenza. Capito? Vai a Così vedere. palaccio io. Poi non è meglio il mio granaio, mo, su. Vabbè, mica sai dove è la sua terra. Non sai cosa Sì. fa là. Questo è il suo Spiegami questa negozio? cosa. E gli orari come funzionano Ma qua? del Che significa negozio? le 11? Che è le 11? Prima è detto alle 11 zappa il No, mica le treno. 11 salta la nave. Ah, ma forse adesso è meglio che sappia adesso. Aspetta, perché abbiamo sbilanciato gli orari. Bene. Così Ah, poi. no, devo rifare. Devo, non sto guardando i prezzi. Cosa? allora, qua su sotto. Ma aspetta, ma tu non devi copiare da lui, eh. Tu puoi fare. Ho un problema. Ho Che è successo? sbagliato proporzioni. Ma di cosa? Qua devo. Ah, no, 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 qua pure sto Non sotto. fa Ma io sto niente. sotto dappertutto, In che mica senso non copre fa la niente? mail. Ma di chi è sta spada? Dio, ma che è un pisellone? Era un prototipo. Porca puttana, se lo fai vedere a Ben la compra subito. Ok. È la spada di Viego, bellissima. Andiamo a vedere la spoglia della scena. È un pisellone. Spisella, spisella. Ah, non c'è Ben, è morto. Ben ci ha abbandonati. Questa è la spada che fa vedere Giliberto alla signorina Stella. Orca troia, questo shotta pure secondo Fammi vedere sto spadone, me. passa. Vediamo quanto shotta, vediamo, facciamo un test. Non abbiate paura, ragazzi, potrebbe succedere. E ora la testa. No, colpisca no, il. no, vieni qua. Tieni. Porca puttana. Posso andare su Airfly con l'HP? No, grazie, No, puoi no, andare no. con Sul Rakan, testa sul Rakan. Testa su Rakan, vai. Oh, basta! Porca Cosa succede? puttana! Ma questa è una delle nuove spade che puoi Tieni, Bellissimo sto spadone. tieni! Tieni, tieni! Avragan, tieni. Dietro. Ti ho regalato le patate per il test, Il bravo. signor Doge, nessuno sta pagando le tasse. Non ti Non sei so perché c'è. tolto Non so perché c'è Come non sta pagando le tasse? questo restio a pagare le tasse. E siamo solo noi. Ah, Panzer ha già pagato, ok.
Io ho pagato sempre. Vali ha sempre pagato, solo che ora fa anche il poliziotto. No, ho detto Panzer ha già pagato. Ah. Ora siamo tutti. Oggi c'è poca gente. Sono dei clown le cose. Ah, comunque, signor Giliberto, io direi di far partire adesso una nave. Facciamo un test per gli orari e vedere. Ci organizziamo a meno. Perché ricordati che la nave ha anche dei posti limitati. Dobbiamo fare. Speriamo di avere qualcun esperto di carpenteria che ci farà una bella nave enorme. Ha anche ha un nuovo cartello già in tasca. Così poi metto. Ma già te l'ho dato. Ma te l'ho dato. E un altro, così metto gli orari anche dalla Blackwater. Ah, vabbè, poi li facciamo. Ragazzi, venite, stiamo facendo il primo test del primo viaggio della nostra nave come trasportatrice. Venite, venite, il primo Vada, vada. Ultimamente potevo anche io prendere i soldi. Magari. Ma già è vero, bisogna pagare per il trasporto. No, no, è gratis questo viaggio. Ah, sono gratis questi viaggi? No, questo è gratis. Questo è gratis, ok. Aiuto, portate i soldi che comprate, poi roba la mia. Vai a signor ammiraglio. Tasto destro. Aspetta, aspetta, come cazzo? Tasto destro. Tasto destro sulla nave. Raga, non sembri scemo, se. Ma dov'è il signor Ben? Non doveva venire. Sto succedendo. E non sta partendo? Ah, perché devo tirar giù le vele. Come aspetta, aspetta. No, no, ferma, ferma. Ah, ti devi venire a vedere tartaruga. No, hai detto che ti vuole la frama automatica. Non posso fare niente. Ah, ok. Non c'è giro. Eh sì, da bene, non lo vedo. Ah, è tutto un deposito sta barca, ok. Sì, anche il deposito, ovviamente. Aspetti che devo capire come si manovra. Devi premere R e fa tutto lei. Se premi W magari andiamo. Da pochino. Oh sì, si gode. Verso la bocchina di mamma e oltre. Ragazzi, questo sarà un viaggio di prova. Poi partirà alle 10:30. Vi ricordo che i trasporti e tutto si paga. Dovete pagare l'ammiragliato. Scusa, chi è l'ammiragliato? Ma quindi questo non è più un posto dei pirati? Attualmente non so come definirlo. Non so cosa stanno facendo. Posso sparare? Salve pirati! Raga, facciamo un test, vediamo cosa succede. Guarda il mio spadone. Funziona. Ma il cannone come funziona il cannone? Spara il cannone. Solo che non abbiamo palle da fuoco. È solo per spaventare i pirati. Non so se hai capito che non abbiamo niente. Ma secondo voi. Voi no, mi avete detto che è andato un mercante a venderci quella nave, no? Ma appena scritto arrivo, dove? Dove arrivo? Dove? Vi ho sentito male, la vela. Grazie a cazzo, sei vicino. Oh, vedi che finalmente i viaggi sono sensati. Che bello. Nei fondali marini. Dopo. È velocissima, Dopo passo a vedere l'avamposto. La nave è più piccola questa, ragazzi. Questa è la nave più piccola, trasporta tanto. È un mercantile questa. Secondo me ci sono navi più grosse. Ma questa è la COG, Daniel. Come su Europa Universalis. Sono 5 posti. Sono, sì, 5 posti. Venta. Ma se mi metto in piedi cioè cado comunque. No, cadi sì. Non sì, già abbiamo provato. Ah, c'è il mesh con lì. Oh, che stai a fare? Oh, c'è bene, che cazzo. Faccio la manovra, signor Sinder. Lei stia tranquillo. Non fare più se una novella. Io prendo la corda. Quando mi sbattiamo? Ma no. Ma non posso andare indietro, non posso andare indietro. Signor Gilberto, addio. Curva. Se devo mettere anche qua i prezzi, aspetta. Devo droppare i cartelli a sto ciruzzo cartelli. Signor Gilberto, i cartelli li metto qua, guarda. E scrivi le stesse cose che hai di là, i prezzi, eccetera. Vediamo come prospera il villaggio. Vediamo come prospera. Tanto ci sono due poliziotti qui. Vediamo. Oh, oh. Queste tartarughe, guarda le tartarughe stanno morendo. No, sono vive. Io farei un po' la storia. Vabbè, ma tanto ora la diventerà automatica questa, no?
Ah, questo sì che è un contadino di classe, mi piace. Quest'uomo ci farà diventare ricchi. Dani, mi offri delle patate? Mi offri delle patate, mi sono dimenticato i soldi. Ho detto, uno stack, dammi 5 patate. Grazie. Vedi come si fa a regalare la roba degli altri. Negozio Amragan da Bucchini Modi, grano migliore. Ah. Posso fare la spada su di lei? No. Ma non consumarla, tu la vendi e la consumi? Adesso sei scemo due volte. Che bellina. Ah, sei da solo, gli altri sono abbandonati. Vabbè, sì. Come sempre. Buff è andato a fare sesso, quindi. No, Buff è vestito in costume. Ah, signor Rakan, quando deve comprare negozi nuovi, sa dove venire. Se le servono altri Ma io questo non tengo niente. Questo. Ah, per ora vendi solo questo. Vabbè, ci sta. Appena metti una patch, appena metti una patch nuova, poi me ne compro tutti quanti. Ah, perfetto, perfetto. Signor Giliberto, io direi di tornare indietro. Abbiamo fatto il viaggio di prova. Penso anche il signorino vuole venire di là. Per ora F. Non comprate niente neanche stavolta. Eh? Non puoi dire, vabbè, pazienza dopo. Lui ha comprato. Togliete, sennò prendi i tuoi soldi. Scusa, ma se premo sinistra si scassa tutto. No, tasto sinistra. Senza. Se lei non svuota le casse i soldi che guadagna. Oh, gentilissimi. Ma secondo me tu non hai preso neanche i soldi dell'altra volta. Sono un sacco di soldi qua dentro. Vabbè, No, non c'è niente. quanto hai guadagnato? due stack. Buono, E buono. sai perché guadagna due stack? Deficiente, che siamo venuti 3 volte qui a comprare. Mica solo. Solo patate. E che cazzo ci vedo qua? Ci piacciono le patate, è un problema. Vabbè, io direi di scappare, ragazzi. Cioè, di Andiamo. ritorno. Vieni qua salutare. Alle 10 e mezza parte. Ah, se rimani qui tu? Devi lavorare. No, vabbè, vado un po' di esplorazione, Esplorazione. Vabbè, Cazzo, poi se esplorazione. vuole io. Ma che esplorazione? Vieni in capitale a fare l'addestramento. Ben, devi addestrare quest'uomo, che è un nuovo reclutato del tuo esercito. Aspetta, vai. Aspettiamo bene. Noi siamo poliziotti. Ammiraglio, inizia a preparare la nave. Ma la domanda è perché siete adesso con i vestiti civili e non da guerra? E beh, sei nel mare e non è nella tua città. Voi siete pazzi, siete. Cioè, ovviamente siete con i vestiti da civili. Normale che qualcuno ha da fare come. Oh, guarda qua. Fermo, fermo. Si secca, Ma che si segga? Aspetta, ora arriva. arriva anche per la canna. Eh sì. Ha detto aspetta un attimo. Mi sono buggato. Vabbè, basta. Come cazzo si mettono le patate ora? Ce la fai? Ce la fai? Ok. Domanda alle 22:30 vengo qui o però non ci vengo. Alle 22:30 dovete sempre fare le rotte, signor Gabriel, anche se non viene nessuno. Dovete Anche addestrare se le non viene unità. nessuno. Anche se non viene nessuno, la nave deve sempre andare. Deve funzionare Va la nave. bene. Ormeggia 20 minuti e poi ripartite. Minchia, 20 minuti, se sto qua 20 minuti che non c'è nessuno, mi rompo le Vai a palle. fare Invece sono shopping scemo. al mercato. No, vabbè, faccio la rotta, torno subito, non ci sta nessuno. Gilberto ha Figa, detto. che cazzo faccio qua 20 minuti a fare un cazzo? Vabbè, ma Abbiamo oggi, assunto oggi, un ok, ma la prossima volta sai che c'è gente, bisogna La lavorare. prossima volta un conto, ma adesso. Comunque bene, mi dispiace che sia operata le corde vocali. Come ti senti oggi? Meglio? Dai, in questi giorni sicuramente si risolve. Comunque sono un legno, nessuno mi ha visto. Cosa c'era un legno? Sono un legno. Sei uno zombie più che altro.
Ah, non si è caricata la skin. Signori, cantiamo una bella canzone di mare. Finché la barca va, non credo che sia. Ah, ma potete. Raga, potete cambiare la visuale dalla nave. Adesso vi vedo tutti vicino a me. F5. Avete tre visuali. Avete. Io sto usando quella in prima persona. In prima persona. Ma non sto sentendo nessuno cantare. E ora cantiamo. Disse la vacca, va, ci sono i... Oh, vedete così mira. Ah, così si mira per combattere. Ora posso sparare a... Dove è Scogna? Dove? Lo vedo. Ma come fai a mirare col cannone, scusami? Col cannone non credo che puoi mirare. E con cosa stai mirando, tutto scusa? Con il mio fucile. Oh, sentito Ben parlare. Hai preso un fucking fucile? Ha detto Ben, mi senti? Mo sbattiamo sicuro. E invece, questo... Che bel pacchetto, ammiraglio. Mi è piaciuto? Sì, mi piace. Allora, ciao signor Rakan. Le faccio vedere le cose nuove che abbiamo. Si è visto qui c'è il nuovo... L'armiere. Un nuovo negozio. Vedi? Questo appartiene... A Sdrubale e Felipe, i due stranieri della città. Qua puoi fare test, vedi? Ci sono i... Ah, spari. Qui sopra ci sono loro minerali. Signor Doge, fuori il RP, vado a vedere cosa stanno facendo. Cosa sta combinando? Pirati. Ah. Ma sì, da dove entra la stella? Stella voleva giocare. Ah, non so. No, l'ho chiamata. Forse sta giocando al LOL. Ah. Disse la vacca va, lasciala andare. Signora Sdrubale. Porca troia. Signora Sdrubale. I soldi. Quali soldi? I cavalli. Non ti do proprio niente. Signora Sdrubale, ma quando è che prepariamo i cannoni? Quando lei me lo dice andiamo subito a prepararli, abbiamo studiato tutto, non è un problema farli. Ok, secondo me non per ora va bene, ma venerdì dovreste iniziare a lavorare. Ma se io li preparo adesso così non perdo tempo venerdì? No, perché adesso non vogliamo spendere soldi, perché sono entrate poche tasse. Dai i soldi ai cavalli allora. Ai cavalli sì, purtroppo, vieni. No. Beh. Quelli di nati li devo prendere io? Sì. Ah, fra, ma qua ci sono gli affari. Già fatto. Ah, già fatto? Sì. Okay. Sì, però il problema è che ha caricato una volta, quindi... Ma... Business. Business for? Business. Alta la qualità. Allora... Quindi quelli di nati li prendo io? Quando gli darò anche l'armatura. Qual è l'armatura? L'armatura, non so, non lo vedo. E mi ha detto Pizza che me la devo prendere per lui. Ma quale armatura? Scusami, noi non abbiamo l'armatura. Ah, ma dici quella là, Crates? Eh sì, sei in cesso, Dani. Dani, non mi sordo le cavalle, bro. Cioè, 10. Tieni. Senti, allora, io voglio una produzione di un'arma, dai. Di diamante. Ah, il nuovo scudo, signor Simon. Voglio, questo scudo voglio. Però non puoi mettere già il disegno? Sì, certo. Ok. Quale vuole? Metto la croce nera. Aspetta. Sì. Sì. Assolutamente sì. Comunque viene a ritirare la tua roba e quella di cosa? Avete la blaze powder. Ok, io c'è la blaze che devo ritirare. La roba. Ma la blaze powder l'avete presa? Non la è blaze? Lo stick di blaze, è la polvere di blaze, la polvere.
La polvere. Non lo so, devi chiedere a Wolverine. Sappiamo dove sono i blades, ma la polvere non lo so. Okay, lui sei di rango borghese. Scegliti il vestito che vuoi. Mamma mia, che schifo. E vabbè, vestito da civile. E quella per pizza sempre. Quella per pizza è qua dentro. Vabbè, gliela puoi mettere su nella casa di pizza, però. No, non puoi. Non posso. Tieni. No, la roba stasera viene poi cancellata. Oddio, la lumi ne prendo tutte. No, no, sai certo. Antonio con un cavallo. Ti piace l'armatura da Patrizia? Proprio... Questa è un'armatura da Patrizia. Bravo. Dai, dati i soldi dei cavalli, che cazzo. Andiamo dal allora, Fabbro, da... una... Ah, raga, vieni anche tu da Fabbro, fatti fare un'arma migliore. Bene. Io arrivo subito, mi sono prenotato il pisellone. Hai il pisellone? Ok, bene. Sì. Guarda, ora mi fa lo scudo nuovo, se vuoi ti regalo il mio, per arrangiare. Vieni, vieni, andiamo dal pisellone. Ciao Ben, Ben. Dodge, mi sta, se mi sei eterosessuale, fanno. Parla. Non puoi, hai visto? Osta, raga. Oh, vieni da Fab. Oh. Ma dove sarei? Ma stai prendendo poi tutta passata la cena. Bene, bene. Ma per pagare lo stipendio, ma hai fatto lavoro. Ma che fai? Ma non è il mio lavoro, è il lavoro del tesoriere. Non mi interessa niente, Dani, chi è che si è prenotato per primo? È io. È stato uguale, da 15 minuti. Comunque ho portato un nuovo... soci, ok, ho portato un nuovo cliente. Vorrebbe vedere qualche spada anche lui. Vabbè, arrivo tra poco. Vai al comune, aspetta. Ben, vai al comune per prendere lo stipendio. Ma dovrebbe arrivare, tesoriere. Andate a fare un attimo una cosa. No, no, spada. Te no, spada, te no. Che buono. Allora vai, oh, oh, dove va? Anzi, entra nel negozio degli altri. Ma lei tu guarda. Ma per caso lei viene dal sud Italia, un posto lontanissimo, si chiama. Me ne sono accorto. Ha delle cattive maniere, brutte abitudini. Però le possiamo togliere, me l'ha insegnato nel mio paese, invece con questo puoi togliere le brutte maniere. Le faccio una inferno, bene, che secondo me è meglio per i civili. Ma io non lo so. Ma lì è un poliziotto, sì. Allora, praticamente è un poliziotto. Sono più da un poliziotto, allora ti posso fare anche quello in domanda. Ti potrei fare una taglia non basta. Sì, ma devi chiedere quanti soldi vuole spendere, però. Ma che sto dicendo? Io non lo sento. Ma come non lo sei? Vieni qua, Dani, dice, non ti sento. Allora, mi senti? Vai. Senti. Ah, sì. Allora, ho una spada. Ma se non vuoi freddo? Io sì. Ti abbassa un po', no? 300 euro massimo? No, no, io sì, le posso fare una Diamond Bastard Sword. Il pisellone? Il pisellone costa 280. Tu hai detto 120 prima il pisellone? Ce lo richiede 3 diamanti, quindi 180. No, hai detto 120 prima, non fare uno stronzo. Io prezzo, ok? No, che basta, aveva detto 120, l'hai vista la zona? Vabbè, dai, no, 120 in più del mondo, vabbè. Ok, un attimo che gliela porto. Eccomi, scusatemi. Mi hai visto la testosterone, mi ha alzato il prezzo durante la trattativa. Che? Mi ha alzato il prezzo durante la trattativa. E tu sei un coglione, hai fatto qualcosa di sta. No, no, ha detto 120. Ho fatto, vabbè, ho 180. Che cazzo di dire? Questo qua è arabo, purtroppo, non ce lo faremo. Uai, 180, porca puttana. Ma davvero hai tutti questi soldi? No, no, 120. Ah, 120. Pagano. I soldi non ce li ho, mo, devi venire. E allora consegna la spada. Consegna la spada, la da dopo. Ah, è dopo, le 10:30 parte la nave, giusto?
Non puoi dire insieme a me che dopo ti do il filo. Lei cosa vuole? Aspetta un attimo, Oh, lo scudo a me poi, mette. Eh sì, io sono quello, però bisogna un attimo di un po' di danno. Ok, vada, vada. Devo andare a prendere i soldi, vuoi venire a casa mia? La invito a casa, dai, vengo. Comunque, dopo andiamo. Hai fatto tanti soldi per metterti quella spada, eh? Sì, non pago niente. Tra poco, tanto ti regalo anche il mio scudo. Per arrangiare funziona, è molto resistente, guarda. Colpisci. Vedete, alta qualità. Comunque quella è la stazione di polizia dove lavorano i poliziotti. Venghi, si accomodi. E lo so, non è arredata molto perché l'abbiamo da poco acquistata questa casa. Però perché è rosa? Perché mi piace il rosa. Ha qualche problema con quelli che amano il rosa? Ok, perfetto. Prima di tutto è una casa a stile giapponese, comunque. Vabbè, essendo che conosco abbastanza bene Daniel, per sicurezza mi porto più soldi possibile. Un attimo solo che posa chiaro. Mi scusi, voglio provare roba nuova. Proviamo. Signorina? Ehi! Ehi. Chi le va? Aspetta un attimo. Venghi con me. Come si fa quella spada? Il fabbro la fa. Ho capito, è la bomba. Come si fa? Che cazzo ne so, devi avere la J per sapere. La devo fare i conti se ti ha truffato. No, no. Ciao Ugo, come stai? Questo è Ughietto. Si chiama Ugo il cane. Ma scusa, ma la spada di domande sta guardando 5. Questa è la normale. Come cazzo ci arriva a 120? Scusa. Perché tu stai comprando quella che si usano non due diamanti ma 5. Ah, allora è pure. Ma hai visto quanta vita toglie quella? Ma non lo so, la diamante è. Ma te la sono senza armatura, eh? Lo so, ma comunque se ti colpisco con questa. Aspetta, vediamo quanto ti fa danno. Dai. Ormai sei diventato l'uomo del test. Aspetta. Mi sono tolto il vestito. Apri ma sicura che dica sì. Guarda quanto ti ho tolto rispetto a prima. Stai scherzando, capito quanto cazzo taglia quello? Perché quello è lo spadone, però è più lento di questa. Questo per esempio due colpi li fai in 2 secondi. Quell'altro un colpo ci metti 2-3 secondi un colpo, Però per esempio mi colpisce anche questa distanza. Quella là mi devo avvicinare alla spada normale. Ma dove cazzo è finito il fabbro? È un po' clown il fabbro. Se deve comprare nego... sotto, però è carino sotto, questo non te deve meglio. Ah sì, vedi. Questo è il suo negozio, vedi? Vabbè, ma fai conto che è normale. Cioè, nel senso, lui gioca da molto più tempo di te. Cos'è sta roba qua? La lava infinita per cucinare. È tagliata. Non lo so per questo. Così usa la fornace. Ah, qui hanno scoperto un nuovo macchinario, guarda. Il mulinello? E che fa? Sì, praticamente crea energia. Vuole creare un forno automatico che cucina la roba senza nemmeno la lava. Cioè, usai la lava come blocchi vicino a un ventilatore. Quel nastro trasportato porta tutta la merce, ti cucina 64 blocchi in 5 secondi. OP. Questo penso che sia il tuo pagamento.
oddio, ci sta. È monnezzo sta. Vieni, sali sopra. Vabbè, insomma, sì, però. Ma comunque lui, ripeto, lui gioca da tempo, si è costruito questo. Ma hai visto Panzer cosa? Panzer ha letteralmente due attività, una stalla e due range. I cosi degli animali lì, i range. Aspetta, volevo vedere la casa nuova. Di chi? Vale, ascolta, ti posso chiedere se mi metti una Ender Chest anche in l'ammiragliato? C'è. Fuori, c'è. Oh, vieni. Ah, è fuori. Sì, vieni a vedere. E' qui. Ma figo, non l'ho visto. Ah, comunque venite, dai. Ah, è lo scudo, andiamo a ritirare la roba. Cosa volevi vedere comunque? La casa di Panzer, che sono di nuovo. Ah, non l'hai mai vista. Dopo la vedi. Non so se c'è. Ah, sì, che ce la facciamo. Ci sono, ci sono. Guarda, dimmi se ti piace. Mando. Ora sì che. Ora sì, mamma mia. Guarda, il signor Giriberto. Per il nostro Mamma antico mia, lei è dio, troppo forte. l'antico dio. Ma come va la prova del carretto? Va bene, va bene. Anche io Quanto ti devo, signor Fabbro? Ma sentiamo, c'è una cosa, sembra che non ci ha avuto tanto il palla, facciamo anche 30, dai. Oh, buono. Tieni. Ma che scusa? Solitamente mi truffi. Tieni. No, è uno scudo. Tieni, questo è il regalo per te, signora Rakan. Tieni. Allora, A questo qua meno anche lei ha uno è un scudo. Aether Shield, è uno scudo che si può fare soprattutto dai colpi di spada. Nati, guarda il mio scudo. Capito? Vado, ma vado. Dove sei? Guarda, mettete ecco. Un altro che sarebbe un altro come che si chiama uno il Round Shielder, che è uno come scudo fatto soprattutto per le frecce. È uno scudo. Quello delle con il simbolo dell'ordine del dottore. Ne avrei pure un altro, però è molto pesante, capito? Quindi non la conosco. Non riesco. Quanto costa quello delle frecce? Ed è un cazzo di scudo, l'ordine dei cavalieri. Buona, vedi. Oh, la nave, deve partire la nave, tra poco. Tanto parto che parte la nave. Signor Ragan. Signor Ragan. Ora partiamo con la nave. Lei vuole andare dall'altra parte, giusto? Sì, lui deve prendere soldi per comprarsi la spada. Le devo 10 perché potevo andare anche di là. Quindi 10 per il trasporto. Anzi, no, 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 aspetta, non faccia 10. Oggi facciamo 5, che è l'unico giorno che faremo 5, dai. Che sono i primi trasporti. Paga anche io da cittadino, guarda. Ah, anche lei, mamma mia. È ovvio, lei, ovvio. Lei è ovvio. Fortissimo. Tenga. Perfetto. Ma che merda che mi si staccano due da 5 e non si mettono insieme. Sì. Ragazzi, è normale. No, cioè, sì. No, e ti sei messo al mio posto, raga. Raga, dovete sempre aspettare l'ammiraglio che sale. Prima io. Ok, grazie. Raga, senti giù, siete. Si mette giù. Vedi cosa succede se non si mette giù? Ah, ragazzi, comunque io, signor Fabbro, veramente ottimo lavoro, lo scudo è stupendo. Mi piace. Grazie. Non so se farmene fare uno anche a me, signor. Guarda, potrei farne neanche una lei. Deve vedere uno che si adatti molto allo stile da marinaio. Infatti farei. No, io lo farei per le frecce. Sì, in effetti. Ma poi di senso altro fallo, potremmo fargli un kit. Il kit è morto? Ah sì, il kit. I kit sono adatti per. Oh, che bella. Cazzo è il kit. Il kit è morto. Mi puoi mettere anche tu, anche a me, un simbolo per me? Sì, bene. Certo. Ma devo pensare che bene. Magari potrebbe essere uno scudo per tutti i marinai. Sarà così tutto. A sì, tutti sì. I marinai sarà sempre così. Con quel cosa. Aspetta. Però sai, signor Giliberto, dovremmo fare che secondo me diminuire un po' il prezzo per il trasporto solo di una persona. Solo se è merce, magari un po' più alto. Facciamo che a persone tipo due monete di rame, sai? Tipo 2-3. Mi sembra un po' poco. Ma se tu fai andata e ritorno, sono 6. Ah, ok. E quello devi Ah, contare. Facciamo 3, ok. Ah, perché tu conti andata e ritorno, ok. Eh sì. Se no 5, se no dopo ti devi ricordare che 5 quello ha pagato, 5 devi fare andata e ritorno. Sì, va bene, va bene, va bene. Ok, dai, lo facciamo vedere.
È meglio se fai così. Ciao, signor. Poi quando si tratta di merce si parla da 10 in su, perché trasporti la persona e più la merce. Ah, ragazzi, comunque adesso guarda, finalmente abbiamo delle rotte e vediamo come vanno queste rotte. Eccomi. Allora, Gilberto, non lo so, potremmo fargli uno stipo della tipico del nostro che si trova verso le nostre regni. È uno un segno che usavamo noi per gli arcieri, capito? È un, potrei fargli uno scudo, un po' il simbolo che usavamo noi per gli arcieri. Ah! Magari, sai, dovremmo fare una cosa intelligente invece. Questi scudi per la polizia, magari, questo stile. Sì, infatti anch'io dicevo per la marina un... Per la marina, per esempio, magari possiamo mettere un dragone, che ne so. Sai cosa faccio? Potrei fare uno tipico... Cioè... Da mare. È vero, mi piace un dragone? Oh, vai via. Ho fatto un po' di shopping, così ma controlli. Ma tipo una croce rossa? Sì, ma benissimo. Ma mi piaceva qualcosa che poteva richiamare l'acqua, tipo delle onde o roba così. Facciamo tipo... Sì, grazie. Facciamo tipo... Qualcosa che si ammina con l'acqua, forse. E secondo me per... Ma sai cosa sarebbe carino anche? Guarda questa idea, è bellissima. Io sono un patrizio, giusto? Essendo che già sono di grado alto, io potrei crearmi proprio della mia casata. Ma... E in questo caso facciamo questo qua che ho in mano, che rappresenta la polizia principale. Capito? E quindi io faccio guardare. Per esempio, e no, per esempio, se in futuro, quando se un giorno diventeremo un server grande, me ne dubito perché siamo 8, ma lasciamo stare. Quando diventeremo un server grande e quando uno compra le terre, magari lui può aprirsi anche tipo la stazione di polizia lì sua e fa gli uomini con il suo scudo della casata. Sì, Marie, ma diventa veramente quando hai un sacco di tempo. Vabbè, lo so. Dico, adesso questo qua è rappresentato da noi. Vabbè, senti, ascolta, fammi qualcosa tipo con l'azzurro dentro, proprio così. Cosa ho sparato, lama? Guarda, immaginati un guerriero così, guarda. Bellissimo. Ma il pisellone l'hai portato? Che pisellone? Pisellone, dammi so. Aspetta, vogliamo. Allora, intanto vado a cambiare il. Ma è lui il fabbro, giusto? Chi è fabbro? Sì, è lui. Ah, ok. 160. 120, andiamo a fare il ladro. Oh, attenzione. Vieni qua, faccio di wallera. Ah, ma c'ho la scopa in mano. Ma che stai facendo? No, me lo regalava a me. Non sanno più dove andare. Fammi vedere. Oh, no, le tartarughe stanno uscendo dal recinto da sole. Vale, che ci posso fare. Ma però non dovremmo fare anche qua il intensivo massimo 15 dall'altra parte. Eh no, perché qua sarà automatizzato. Oh, bello, sì. Capito, signor Giliberto? Qua non c'è bisogno perché verrà automatizzato. Ah, ok. Sto aspettando che dovrà venire Wolverine. Ma non sai se viene, Daniel. Oh, fra, guarda, sono uscendo le uova. Veramente, tu non hai visto lì quante ne sono? Qua quante ce ne sono?
Oh, non rubare la roba di Nate. Qua devi guardare. Ma che ruba? Ah, ok. Lo sa da Nate, lo sa. Solo che ora deve fare l'automatico, sta aspettando. Ah, anch'io ho preso delle robe, cazzo. Eh sì, dammele che le porto a Nate. Ok, grazie. Lo scudo serve per Nate. Nate, i primi scudi ti ho trovato. Oh, grazie. Ma comunque lo farà automatico, sta aspettando la Wolverine, dai. Che cazzo fai con gli scudi? Se non arriva Wolverine. Lei rimane qui, signor Rankin. Deve lavorare, ok, va bene, dai. Ci sentiamo verso le 11:30. Andiamo verso Siris? Sì. Dai, andiamo prima, che tanto abbiamo fatto il nostro lavoro. No. Vai tartarughe, mamma mia. Comunque è bellissimo lo scudo, bellissimo, ragazzi. Osservate i pirati incutendogli timore. Ma se poi gli sparo? Spariamo. Ok. Mi sparo addosso. Va bene, sparagli addosso. Tanto non è carico, quindi. Ti giuro, con le armi che del medievali voglio buttare il fucile, non sapevo un cazzo. No, no! Che cazzo ha fatto quello? Non lo so. Ora con le armi forti, sinceramente questa, vedi, non sapevo un cazzo. Questa, non sapevo un cazzo. Mi piace il pisello. Un po' per te. Piselli, intendo piselli quelli da mangiare. Oh, che cazzo è? Oh, sei incazzato di cose. Corri, corri. Ti voglio finire così, non posso andare. Oh, ci ha colpito. Occhio, occhio, vai. Gilberto, corri. Io sto andando più veloce che posso. Gilberto, va, smetti di salire sopra le cose. Gilberto, sopra corri, mamma, cosa? Che ha detto? In bocca a chi te vivo. Chi te vivo sarebbe praticamente una cazzata. Spari. Vai, spara. No, oh, che fai? Questa ma spara. No, ma non sparare davvero. Allora, ciao. Puoi fare un incendio. Ma io che stai guardando? Ma io lo prendevo. Guarda che ci guardo, guarda che ci segue. Ti guarda, ci segue. Vabbè, raga, io lo sparerei proprio in bocca. Oh, che stai a fare? A salutare? Forse ci vuole parlare. Salve. Salve! Per salire sulla bacca, 2 monete di rame. Aspetta. Dici? Come? Oh, ciao. Ti piace il mio spadone? Ti giuro, sto spadone mi ricorda il mio pisello. Ma sì, infatti, cioè, voglio buttare a mare. Oh, minchia, qualcosa. Oh, l'ha testato. Ah, mezzo cuore gli è rimasto. Cioè, se io adesso sparo con questo, fa meno danni. Non è quello più forte di. Lo so che non è la più forte. Vabbè, ma le pistole. No, parlo tra le armi. Ma io c'è l'arco lungo. Sì, io infatti. È l'arco bislungo. Ma io mo ci ho fatto caso. Io volevo provarlo quello. Quello secondo me fa danni, sta roba. Ma adesso stiamo finendo il danno. Ma i fucili e le pistole secondo me sono molto più da situazione. Nel senso che. Secondo me. Da cittadino. Cioè, da polizia cittadina. Secondo me da guerra le armi fanno cagare in battaglia. Sono più per il controllo cittadino. Sì, dovrebbe essere un controllo che dovrebbero fare. Però intanto non più dare il pieno. Perché non fanno. Molte non fanno danno. Sì, no, vabbè, ma oltre a quello diciamo che sono più armi da poliziotto che deve controllare la città. Aspetta, metto di nuovo sul.
Ok, così ti sento comunque. Vi piace? Cosa? Processo. Sì, è carino. Cosa? Ah, mo no. E ma non c'è. Aspetta. Un cazzo sta scena. Ok. Possiamo andare a vedere? Eh sì, non vedo un cazzo da qua. Andiamo a piedi, signor Giliberto. Tanto se scende può saltare. Poi dopo fa tasto destro sulla nave. Signorina, scendi. Scendi, se lei è in arresto per truffa. Non mi sente? Lo so che non ci sente. Signorina, lei è in arresto. Aspetta. No, non minaccio. Ah, che non niente. Vai, rispondi. Traduci per me con i tuoi segnali per i sordomuti, ok? Signorina, lei è in arresto. Signorina, lei è in arresto. Perché? Perché? Così a caso. Così a caso. Deve venire con noi sulla nave. Aspetta. Deve venire con noi sulla nave. E la porteremo a Osiris in prigione. E la porteremo a Osiris in prigione. Se viene con noi invece ti regaliamo due torte da zucca. Se viene con noi invece... Ma? Morta. Aspetta. Se viene con noi le portiamo a mangiare una bella fetta di torta di zucca. Se vede con noi la portiamo a mangiare una navetta di torta di zucca. Una navetta di torta di zucca. Che detto? Ma aspetta, ma voi state costruendo tutta sta roba? Perché? Ancora non ho capito. Ma lei è obbligata, signorina. Appunto, di là. Cagna, perché state rifacendo qui qua? Ancora questo non ho capito. Au. Mi stanno chiedendo perché la stai facendo qua. Cioè, cosa stai facendo in realtà? Che cosa stanno facendo? Che è il mercato, tipo un mercato nero. Secondo me sì, sembra più un mercato. Vuole essere un mercato dei pirati. Ah, ok. Ma questo non doveva essere un nuovo posto. Cambiato. Questo è tante cose, non posso. Una base, un rifugio. Ma lo sai che il mercato è a rischio con le bombe in futuro? Potranno seguire qualora ne avranno bisogno. E dice che lo sappiamo ragazzi, che questo mercato è a rischio con le bombe. Ragazzi, salutate Nicolas. Salve signor Nicolas. Perché? Non ho capito il colpo alle spalle. È d'accordo con me la signora. Vabbè, comunque è bellissimo Daniel così, sembra veramente un cavaliere medievale. Guarda. Aspetta, sei... guarda pure io. Però diciamo che il cristallo non c'è molto. E guarda, con questo invece sembro. Oh, questo mi cazzo. Così sai cosa sembro? Fammi ti infilzo. Questo mi tocca un cazzo. Che sei su... sopra. Non bravo. Cioè, per questo dico che non c'è senso. Sì, vabbè, ma saranno mozzetti e mazzate. Vabbè, comunque, niente. Più che altro, se questo è il mercato, a sto punto qua, quando faremo l'avamposto, ci conviene fare il castello un po' più lì. So si becca botte. Sì. Cioè, una mina e fortezza. Ma la fortezza sai cosa devi fare? Senza che la costruisci? Facciamo proprio copia e incolla. Il mercato ok, fatelo così, ma poi la fortezza a sto punto facciamo un copia e incolla. Amen. Ah sì, togliamo questa barriera di merda per favore, perché è eccesso. E facciamo tipo un po' più avanti. Tipo, che ne so, una fortezzina. Cioè no, più avanti, forse, aspetta, pensiamoci. Aspetta, Osiris è da lì. Quella parte dritta, dritta. Secondo me ci conviene tipo no, lì. Parte, ma secondo me è meglio lì, guarda. Di là, di là. Cioè, sempre dove hai detto tu, però più indietro, secondo me. Okay, perché sennò troppo, si... Ma non troppo perché... No, lì, lì, dove sta, dove sta la fine del muro, lì. Ok, capito? Ok. Più là, perché andando verso sinistra poi ci siamo andati. No, sì, lo so. Si trova sul petto. Dai, ragazzi, lasciamoli lavorare, che stanno lavorando. Andiamocene.
Ma dove sta la nave, Astra? Devi vederla. Com'è bello, com'è bello, la città di Pucinella. Gilberto, da qui vedo come le nuota, è proprio bravo. Per la sua età si muove molto bene. Un grande nuotatore, signore. Simon, corri, 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 accendi, accendi, lasciamo qui Gilberto. Forse devo stare fermo. Ma ferma, che cazzo fai, Otto? Oh, mi fa salire, ok, esca, vai. Esca da lì, esca da lì, Otto. Vada. Mi è venuta da fare la cacca. Dolce. Lei non è capace, Otto, sono anni e anni di marina, di esperienza. Di esperienza navale. Ma troppo bello sto scudo, comunque, mi sono innamorato di sto scudo. Prego, l'ho fatto io. Segno Fabbro, lei è un grande uomo di mestiere. Grazie, grazie. Aspetti che la nave si ferma, se no subisci danno. Ok, ora puoi scendere. Allora, quindi cosa... che scudo vuole? A me sta di? Sì. Ah, comunque scrivi qua, scendi il prezzo trasporto persone. Quello... Ah, ricordati che i soldi ovviamente vanno a comune. Io. Comunque sono un pazzo, sono andato con i soldi in mano dai pirati. Spedizione nel Nether. Spedizione nel Nether. Non c'è... chi si occupa del Nether? Ma sì, non era, ma so, sto scherzando ovviamente. Infatti fammi portare il regalo a Nati. Nati, c'ho un regalo per te. Capito, Nati? Cosa? C'ho un regalo per te. E cosa? Sta arrivando. Sicuro di. Ma dove sei? Le casse? No, ora, vicino a te. Quello vicino a me. Dietro di te. Aspetta, non figa. Ah, gli scudi. Lo scudo? Quello là, puoi fare, ti faccio vedere. Infatti mi ha sbloccato 9 ricette. Ma che cazzo ho messo? Con lo scudo puoi fare. Mica solo questo. Sono confuso. Con lo scudo è solo questo si può fare? Aspetta, devo chiedere a Dani. Ma non ti dava... Simon. Ciao Ben, Simon. Ciao, tutto ragazzi. Simon. Per lo scudo, cioè puoi fare solo il cappello. Cappello. Lo scudo, l'armatura alla testa. Che cazzo puoi fare con lo scudo? Qua mi dice solo carpace e tartaruga. Se tu ti... quello è il metto di fare ispirare sott'acqua. Ah, ok, solo l'emmo per la... ok, ok, aspetta. Nati. Praticamente, aspetta, vengo vicino così mi sento. Praticamente puoi fare solo il corpetto alla testa, l'armatura alla testa, che praticamente ti permette di respirare sott'acqua. Ah, bene, è quello che dicevi tu. Sì, sì, solo, però solo quello si fa, capito? ok. Non lo so, scogna, se che l'avevi già detto. Mezzo stacca, stacca, quindi... che è mezzo stacca. Più una torta sta. No. Se voleva. Ah, a proposito, fammi cancellare le cose. Niente ragazzi, chi non è arrivato nel server si è perso i vestitini magici. No, ma vale, non devi girare.
Ah, erano gratis solo per alcune persone che venivano oggi. Ma se mi si distrugge un muoio alla terra? Te la devi rifare. E come faccio se tu stai buttando tutto? La devi rifare, mica la devo fare io. Mica so fabbro io. E poi non è obbligo indossarla quella. O sei con la tua skin, o semplicemente con quella. Oh, Ben! Ben, abbiamo testato una spada, no? La spada lunga. A Toto, a uno l'ha rimasto con mezzo cuore. Leggi, Com'è leggi bello, qua, com'è leggi qua, bello! leggi qua. Cosa? Leggi la seconda pagina. Moschia, cortesemente, venne a dire: Stauro attività di Carlo il vero messia, detto Ben. Gravi, remene, cartelle stradali. Bellissimo, per cortesia. Adesso ancora capisce. Cortesia. Perché scusa? Ma scusa, ma mi sei passato davanti? No, no, è sempre stato così. Da Stavo un bel po' lui stava aspettando, da una vita. mi ha scammato, Non c'è ancora l'azienda. Oh, vieni a vedere. Vieni, Gilberto. Non ha nemmeno il capannone. Bello. Cioè, almeno tu ce l'hai la capanna, lui non c'ha niente. vabbè, ma la mia capanna è una merda, l'ha fatta Carbo che è stato costruttore per 30 minuti. Veramente, per la mia che sei. Ma guarda, almeno tu ce l'hai la capanna, guarda lui che c'ha. Oh, che bello, un negozio all'aria aperta. Ma comprate le candele, ragazzi, che sono belle profumate. Cazzo me ne faccio? Metti un po' di bellezza nel tuo negozio Non di mi merda dici brutto e umido. quanto No, prima ti tu tocca. che cane sei? Prima mi faccio Fermo, ammantellare dalla vale, cicca, fermo, che fammi dopo. provare, fermati. Cosa? No, non ti devi parlare. Protegge quasi come una diamante, non c'è pantaloni. Questo è della chiesa. E quanto Sto tempo? guardando anche da Tre questo. cuori, con la spada quella full diamante togli 2,5. Che significa una spada di Se uno è full diamante, con quel colpo che hai fatto, togli 2,5 diamante? Ah, quindi questo è molto più forte, cioè molto, un po' più forte. cuori. No, no, mi toglie tre cuori, ma solo perché non ho nemmeno i pantaloni. Cioè i pantaloni verdi. Ah, è vero, ok, posso. E piano. È sempre. Comunque, No, bellissima ma le questa mia api, amica. Ma poi io so. Oh no, togliti! Ti stavo per sparare, fra. Ti stavo per ma le sparare. api. Ma le api? Stanno dormendo. Dormono la notte. Buonanotte. Ah, Giliberto, una cosa. Oh, ma Giliberto. come Ben. sono le api? Questo è lo scudo della di Osiris. Guarda. Bello, Senti, ma vero? Crociato. Io Tomo, come sta il mio scudo? Sapevo anche io sta roba. Eh Sì, sì, ma devi fartela. sta il mio scudo? Costa 30, te lo fa, vieni. Ma gli posso Ok. fare una domanda, Gemma? Quindi per la prossima volta non li inizio a fare mo' come ha detto lei, ma Sì, già dov'ero li quanti erano prepari, da sì. pulire? Ah, li Allora, posso preparare? no, 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 non adesso, per favore, non No, abbiamo soldi. dopodiché. Perché non abbiamo soldi, ma a parte scherzi. Però posso sapere più o meno quanti sono. Sinceramente ne devo parlare pure col consiglio, sinceramente. Com'è Perché col consiglio si bello, parla scatta adesso. l'ultima. A proposito di consiglio. Ah, hai Io fatto il tuo. voglio. Fatti sto scudo, fra. Ah no, tu sei della marina, tu c'hai quel dragone. Noi abbiamo Cioè quello quello con il crociato. tridente. Noi abbiamo il Ma crociato. io adesso me ne vado sia dalla marina sia dalla città, ho deciso. Ok. Dove Dove vai? E dove vai? Divento un templare devoto all'antico dio. È la chiesa lì giù, mica devi andare via dalla città. Che senso Non fa niente, me ne ha? No, basta, è zitto. Ma senta, Ah, signor. No, Ben, poi devi fare signor. l'altro negozio, devi mettere il miele in Senta, signor boccia, eh. Panzer, vengo un attimo. Per Sì, venerdì ma prossimo. poi. Per venerdì prossimo ci sono le nuove Dopo. mod. Comunque, sai perché ti sei buggato l'audio? Perché tu hai fatto una cazzata. Tu hai fatto copia e incolla in tutte le mod. Tu devi solo prendere quelle nuove all'interno del No, pacchetto. non si è pagato niente, ho messo Ah. uno vecchio, quello che avevo prima, ti ricordi? Ah, che lo facevo schifo. No, però no, uno, perché l'avevo Ah. tolto il buono, con me. Ah, In vieni. pratica questo qua delle cuffie ti è buggato proprio, cioè ti è rotto il preso. Ah. Qua usa le No, boccette, fra, quindi usa le boccette. prendi meglio. L'ampolla, Eh sì, è prendi meglio se prepari l'ampolla, sai perché? e ti va meglio, senti, mi serve. Mi serve un attimo di questo. Cosa? Non ce l'hai? Da subito. Le devi comprare allora. Ce li vendo io, via. Ti faccio vedere dove sono. Aspetta. Salve. Questa Oh, armatura è troppo bella, dai. È troppo Quale? bella.
Sono bellissime le armature, cioè sono troppo belle. Ma anche quella che c'hai tu, Fra. Un po' pesante, secondo me. Quella che c'hai tu è bellissimo pure, perché fa molto medievale. La mia sì, è stile cavaliere. Ma vedi che questa qua la devi tenere solo quando sei in città. Quando sei in mare puoi usare la tua ufficiale. Com'è bello, quella che c'ha è Panzer, vedi? Quando sei in battaglia, ovvio che devi usare le armature migliori, non ti metti questa. Questa è più da riconoscimento che sei un po' di... A parte questa qua, non è che è proprio malissimo, è tipo come un'armatura di ferro. Vabbè, ma tanto comunque ci riconosceranno per lo scudo. Questo scudo significa è che... È il grosso scudo che è tu in pratica. Ehi, sei bellissimo questo scudo, fra. Andiamo via. Ma comunque non costa molto, 30 costa. Si cambia. Come quello là vecchio, bravo. Sì, sì. Vabbè, perché consuma... Ma è utile, c'è cioè di cambiare bene o... Questo? Non so se ha... Allora, ti dico, sta scritto. Quello là, questo qua c'ha 6.5 kg di peso e blocca fino a 12.5 di danno. Devi vedere il tuo quanto blocca, metti il mouse sopra. Ci dovrebbe essere scritto ora con questo. Mio. Quello normale, non so quanto blocca. Ah, non c'è scritto. Solo le armi e... sì, solo le armi eccetera. Quello d'oggi mi è arrivata la notizia. Sei etero? Cioè, sì. No, oh, ma... Il fatto che... Mi è arrivato un ordine da... 16 pompa da parte della polizia. Vogliamo confermare quest'ordine? Ma chi ha fatto quest'ordine? Non c'è problema di tutto. Mi sembra un certo messia. Non lo so. Prima di tutto, non credo che faremo quest'ordine per il semplice fatto. Perché preferiamo. Per la polizia, preferiamo le spade lunghe e il lancio per la guerra. E vorrei più per i marinai un miglioramento di. La spada lunga è. Fra, è troppo forte quella spada, secondo me fa tanta differenza nell'armata. Ho capito, ma io voglio. Bah, voglio diventare ammiraglio, voglio usare sia la spada sia l'arma da fuoco. Dove devo firmare? Già ce l'abbiamo l'ammiraglio. Niente. Vabbè, comunque viene di qua. Io se non posso dire niente. Qua, vedi? È una scambia, non comprare. 40, fra, è troppo, male, fra. Ma dovevi dare 4 in pratica. È vero, ma giuro. Ma dovevi dare, non 3. Non posso comprare 40. Ragione. 40. È il negozio, ce l'hai per sempre questo. E in più ti regalo il coso vicino, 40 non compri, tutta la cassa. Un affare, bro. Avevo troppo sta roba. Ma hai ragione, se ne dovevi 4 e 5, ne avevi dire 2 di 3. No, 3 sono pochi per me. Eppure per me sono pochi, esce. Vedete se qualcuno ha comprato, perché prima l'ho comprato. Parlo con il cibo. No, no, andiamo a controllare, tanto non c'è niente da fare, non vuole fare un'esplorazione del Nether, ha paura, andiamo. Ma che ha detto la hai un ex minatore che hai proprio esplorato fortezze dei Piglin, le foreste più buie di tutto, tutto esplorato. Abbiamo fatto tutto, andiamo Carlo, andiamo a far stare, portami l'arma, andiamo. Oggi inizia a preparare il portale, arriva tra poco. Ora lo prepariamo, aspetta. Thank you.
Chi è? Annalina? Che sta suonando? Che è questo? Ma sei anche tu? Perché sta suonando? Ma andiamo a dare l'allarme. Che è? Chi è? Come pirati? Pirati, 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 pirati. Bravi, 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 bravi. Chi è che ha fatto le... Avete fatto l'esercitazione? Bravi. Ho fatto l'esercitazione. Bravissimo, Giliberto, mi piace. Bravissima, signorina. Vabbè, è stata brava comunque, è andata bene. Ho fatto io là, c'è la campana sul polso. Simon, no? Sempre brava la signorina. È il momento di diventare tesoriere. Io. Che? Io. Chi vuole? Ah, no, no, no. Io tu vuole diventare tesoriere. Io? Non ho mai detto niente io. Nessuno più vuole diventare tesoriere. Oh, bellissimo questo dei marinai. Fermatevi, Daniel, Daniel. Mettici in Agilibetto e fai anche tu il parato. Aspetta, fatemi fare uno screenshot, per favore. Ho sbagliato. Ok, Nati, che stavi dicendo, scusami? Bello. Che sembra la bandiera della Svezia, cos'è? Sa vero, signor Doge, che se mi dà la scelta di tra tesoriere e ammiraglio, io sceglierò ammiraglio. Lo so, sei un bastardo. Quindi le conviene lasciarmi entrambi i ruoli. Ha fatto? Sì, sì, sì. Guardate sul salone generale, che bello. Sonia, cosa ne pensi? Ti piace questa cosa che abbiamo fatto? Così anche voi pirati potete capire effettivamente chi sono. Sono pieno del mio lavoro. A posto dei vestiti. Ma possiamo inserirli anche nelle armature? No, mi sa di no. No, era ancora più semplice. Sì, ma secondo me le armature... In generale è un po' ok. Secondo me è meglio fare scudi per riconoscere. Sì, chi sì, accepire, perché con lo scudo capisci sicuro. Sì, no, perché alla fine questo lo puoi mettere qui e quindi ce l'hai sempre. Sì, sì, sì. No, oh, guarda lo scudo della marina. Guarda lo scudo della marina. Cosa è successo? Come è fatto? Oh, cosa insulti la marina? Sì, penso quando lo scudo. Vieni, mi toccare, oh, oh. Non mi toccare che ti sparo, non mi toccare che ti sparo. Scusa, scusami, scusami. Ah, no, io sono un signore, lei è un misero contadinotto. È borghese, è borghese. Contadino, io ora, non esageriamo, che schifo. Con... Che detto, Mario? Bene, bene, buonanotte. Ma perché comunque, cioè, i capiti sono questi, metti. Ma sei ancora malato, è nato, mamma mia. Ma sei buono. Tieni, Panther, ti regalo una cosa. Pesce palla, ragazzi. Ho una cassa piena di caffè, non so più dove metterlo. Valerio, senti, ma è importante, c'è questo pompa che ha un malfunzionamento. Capisci che la colpa non è mia, richiede un aiuto dagli dèi e riceverne un altro. No, okay, che cazzo devo fare? Niente, non ricarica, non spara, non fa un cazzo. Non fa un cazzo. Funziona. Ma che facesti? Però è bella questa arma. Quindi ha sviluppato un nuovo tipo di cannone. Cioè un'arma da fuoco. Questa però è un cannone. Questa è buona per esempio magari sulle navi con scudo e spari. Sì, ma il fatto... Buonanotte, buonanotte signorina. Me ne serve un altro dato dagli dèi. Capisci? Ah, okay. Scendere e dare. Okay. Mi scusi signor Doge, ma perché chiama signorina sua moglie? Perché è sempre bello. Ah, ok. Mi dia anche i colpi. Carlo, fermo lì.
No, non ricarica proprio. Dammi un attimo. I colpi. Non è che c'è un problema con i colpi, però. Secondo me stai sbagliando colpi, vuoi vedere? Ma come shotgun ammo questo, double barrel shotgun. Sì, che scemo. Ciao signorina Stella, oggi non sto vendendo un cazzo. No, vi dico subito, aspetta. Usa come colpi. Vedi, stavi sbagliando, Fra. Stavo scherzando. Non lo scherzeremo. Dammi colpi un attimo. Sto scherzando io. Non è che dammi l'arma, dammi l'arma. Ma no, mi puoi provare ad altri colpi? Ora vediamo. Devo fare la cacca, ragazzi. Devo andare nel Nether. Siamo già pronti, la squadra. Sono pronto anche io, dai. Prova. Spara. Il primo passo di caricare. Ha caricato. Oh, basta, oh, mi sta accendendo. Buono, ah, questo toglie abbastanza. Sono in modalità. Ma sei coglione? Ah, è colpo costa, che tempi. Ma c'è il no, si va a fare la prova. Bello, scusami. No, non sparare, Fra. Ma perché spara? Non spara. Non spara, Fra. Tasto destro. Meno male che non sono scudo, la strisce. Ricarica con R. Bravo. Ah, tre colpi in pratica. Due, credo. Porco due, sono saltato in aria. Che cazzo è successo? Che è saltato in aria? Cioè, minchia, ho sentito gli spari, erano giganteschi. No, ma sta testando l'arma, no? Porco due, erano i colpi comunque. Sì, ma mi distrugge l'ortimpani, puttana troia. Vuoi provare, tipo? Sì, va, mi dia. Aia. Porca puttana, 5 gol. Ma non nel senso che mi doveva sparare a me, nel senso che lo provavo io. Devo togliere. Ma chi è questo? La spreda. Ma per te. Spari. Basta. Porco. Sì, ma ha un limite di range. È forte da vicino, ma da lontano scappa. Wow. Che non spara? Con l'air e signor Miraggio. Vengo, devi caricare. Non la punta. Basta, dai, guarda, già mi stavo che è pericoloso. No, mi è costato un casino. Scusate, raga, un attimo solo. Ok, sì, no. Questo è certo colpo. No. Ma secondo me si dovrebbe togliere. Puzza di Walder questa qua. È acqua termica. Acqua termica. Dio, cosa succede, Dio, Dace? Raga, c'ho l'acqua che sa di Walder addosso. Acqua termale sul... Ma sai, acqua termale, cazzo, questa acqua è di uovo. Dio santo! Mamma mia! Mi puzzano le mani di uova! Due uova! Così è andato chiuso la sua. Eccomi qua, scusatemi. Ah, quindi... Senti, ma io però la vedo senza un'arma, cioè ho la scudo figo, sento un'arma bella. Ecco. Andiamo verso il portale, dai. Comunque una cosa, c'è un malus per le armi da fuoco, non puoi usare lo scudo quando ce l'hai. Ah, non è. Quindi sei molto scoperto, infatti penso che siano armi da usare chi, per esempio, lavora in marina. Dodger. Oh. Vai. Annotate che abbiamo questa qua. Sì, ma dov'era la bella fortezza? Togli lo scudo. Le coordinate te le dico. Aspetta un attimo. Allora, ma andiamo tutti insieme. Quella spada lì gigante. Meno 429, meno 84. Sì, il pisellone. 180. Quanto? 180.
Ma se l'hai fatto pagare 120? Ma è un furto! Ma perché lui paga 120? Perché lui è raga. Ok. Te la puoi tenere. Va bene, dai, andiamo, andiamo nel Nether, basta. Vai in alto, questa è una pinna, vai in alto, questa è una pinna, vai in alto. No, c'è. Carlo, io no, voglio dire che dobbiamo andare nel Nether, Carlo. Vai, io ho l'arma più grande della tua. 30 secondi, dai, esce, però. Che poso l'arma. Comunque, stavo dicendo. Scusa, 180 comunque un furto, per questa spada. Oh, wow. 120 sono. È un furto comunque, tutta la mamma. E poi mi dici 8 per una verruca che è un furto. Guarda la spada. Vabbè, ma ha senso la spada 120, perché se fai conto lui paga comunque diamanti tra i 20 e i 30. E quanto, e quanto con l'arma ci vogliono 5 diamanti, mi pare. Sì, vabbè, ma andiamo nel Nether, dai. Cioè tu paghi 20 a diamante e ti lamenti per una verruca del Nether messa a 8. Vai a cagare, lo rimetto uno. Aspetta di vecchiarmi. Ma dobbiamo andare nel Nether, dai. Io? Cazzo vuole? Sì, è perché adesso che dobbiamo fare? Siamo qua, fermi. Mi metto qua il pranzo. No, stavo un attimo mangiando, mo' ho finito di mangiare. Finito, signor Doge, signor Doge, ha 8 rami da prestarmi che faccio il negozio e poi glielo ridò. Non ce li ho. Metto 7 ore io a prendere. Ah, vuoi quella magica? Adesso. Dammi quelli magici. Andiamo, signori. Sono pronto. Vale, ma se fa cash give coso 8 di RAM. Cioè fatto. Sai quanto tempo ci metto? Tanto. Sono 3 secondi. Ma io volevo fare una cosa importante, ma mi sono dimenticato, mi avete fatto dimenticare. Abbiamo finito la riunione. Abbiamo finito la riunione degli orari di trasporti. Ma io, ma lo sapevo, è una scettona della Madonna. Ma c'è un'altra cosa che volevo fare, mannaggia la puttana. Ma che cazzo è quel coso enorme? Questo quante armi ha creato? Ora deve vendere. Ma sei stupido, ti ho detto che non devi usare la cazzo di scudo. Grazie signor Doge, tenga. Sì, no, mi ammazzi. Ma smetti di usare le spade sulle persone. Signor Doge, dammi, dammi. Andiamo nel Nether. Ma raga, sono pronto. Andiamo, dai, andiamo, andiamo. Posto, andiamo, andiamo, dai, andiamo. Noi vi guardiamo mentre morite, però. Prenda, prenda, dove? Tu c'hai quest'arma che ammazzicasti in un colpo. Faccio 3 stacchi di patate. Io. Vabbè, un po' di carne fa sempre bene. Me ne dai un po' che mi è rimasto 10 di carne. Sì. Come stai? Oh, l'arco, aspetta, ho lanciato l'arco. Oh, l'arco, fatemi l'arco. Questo è un po' di... Oh, oh. Penso, dammi l'arco, Panzi. Okay. È lì, vedo porco. Vale, dammi l'arco. Faccio un passaparola, stiamo giù. Oh, dammi l'arco. Okay. Allora, non viene, eh? Andiamo, andiamo. Aspetta, vediamo se viene il signore. A me mi odiano, quindi. Ma sono... io non ho questa spada. Un'altra volta, non le compro le spade, guarda. C'ho questa io. Sai, ma questa spada lunga odio anch'io. Anzi, un'ascia futura me la compro. Quanto appena si rompe questa. Appena si rompe voglio una bella ascia d'acciaio. Questa. Dov'è l'ascia d'acciaio? Quanto fa di danno? Ah, fa pure 15% armor piercing, mamma mia. OP. Bene, vento. Aspetta, dove sei? Siamo pazzi. Ho aiutato tutte le palle che temi. Ma perché stai? È proprio una chiave questa armatura. Ma perché c'hai questa armatura? Ma ne faccio,
Ma fai una cosa, lasciala anche qui nel Nether, in caso qualcuno... Sì, che almeno... Mi ha aspettato un attimo, però, che vado a prendere Vai, vai, vai. il diamante. No, dai, Vai, vai. non fa niente, tanto si aspetta, Panzer, vieni qua. Oh, bene, l'ho perso. Daniel, guarda qua, Daniel. Guarda la differenza. Aspetta, dov'è Panza? Aspetta. Vieni qua, signora Sdrubale, vieni. Guarda. C'è una differenza tra ragazzo e uomo. Un ragazzo fa così, guarda, quando vede l'Ender. Un uomo fa così, guarda. Vedi come fa un vero Vai, uomo. possiamo andare. Infatti è tutto bene. Andiamo? Dove si va? Ah, per il castello? Beh, ci Conce sì. Per il castello si va di qua. Concentrazione, ragazzi. Di qua, di qua. Concentrazione, Destinazione mare. Destinazione mare. Oh, c'è un uomo con la zucca. Seguite la strada, ragazze. Mira ragazzi, che mira. Destinazione mare. Destinazione mare. Il sole prima così. Sì, dobbiamo salire di qua, Dan. Attenzione, attenzione. Fermi, fermi, non verso il capo, voglio. Sta Ah? Qua sopra. Sì, perché? No, ah? Ah, sì, chi la porta qua tanto sa. Poi andiamo verso il carro, ma no, ma è più avanti di noi. Andiamo, ma si scema, Carlo. Ma prendi il palo, ma andiamo, no, prima in pace. Sei proprio lentissimo, Benno, mamma mia. Cammini come mia nonna, cammini. Allora, aspetta, aspetta, fermati, allora non mi ricordo. Ah sì, avanti, avanti, ancora mi pare.
Vai, ma quanti pork qua? Che è sord? Sì, di qua venite, di qua. Poi, aspetta. Ah, ok, di qua, aspetta adesso. Di qua. Aspetta, raga, aspetta. Per andare di là, di qua, sì, dobbiamo tornare indietro, aspetta. Posso di andare di qua, dobbiamo andare a questo lato. Destinazione mare. Chi è che sta morendo? Sopra poi? Devo andare sopra. Aspetta, devo vedere la strada intanto, aspetta tu. Che non mi ricordo adesso da qua. Di qua mi pare. Aspettate. No, aspetta, no, Daniel, no, aspetta. Da qui siamo andati. E qua, aspetta, fammi vedere le coordinate. Che... cosa c'è? Di qua. Eccola, vedi? Ho caduto giù, però. Sì, di qua perché dobbiamo scendere di coordinate. Però il problema è che qua è tutto uguale. Grazie scheletro. Grazie. Oh, ma ci stanno attaccando. Siamo quasi arrivati comunque. La vedo. Siamo arrivati. T'ho detto che siamo arrivati. Oh, dobbiamo fare il giro da di qua. Dove? No. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Fra, dove cazzo è? Oh, c'è un ghost, occhio. Da solo. Oddio.
Ti stava scrivendo in chat di ti parlo. Ah sì? Sì. Eravamo troppo lontani. Troppo dire a voce. Ma chi cazzo l'ha letto? Io non potevo leggere. Io stavo... ero concentrato contro il... Cazzo male. Che faccio? Stavo andando, Carlo, ma ero troppo lontano. Ma che non lo so. Devi tippare o no? Non so cosa volevi fare. Ha detto. Carlo, mettiti una spada per l'armatura del cazzo e vi. Penso che sia stata live aperto. Armatura d'oro, ora. Tanto se la perdi te la regaliamo noi. No. Vabbè, andiamo allora. Ma come è fatto a cadere? Ecco, abbiamo aperto noi. Ho aperto io, ma ho visitato tutti i biomi. Ma dove stai andando? Già avete fatto tutto? Sì, sì, tutto. Ma le spacci. Questo tutto al signor Wolverine. Ma scusa, perché siamo venuti qua? Qual è il motivo? Qual è il motivo perché siamo qui? Per cosa di qua venite? Ma dici per i Blades? Sì. È di qua. Andare sopra. Ok, no, aspettate, spero che mi sto perdendo un attimo. Dov'è Panzer? Aspetta, fammi vedere. Di qua dobbiamo scendere, vieni, aspetta. Ecco, vieni di qua. Lo vedi tu? Vedi il suo nome? Ma non mi ricordo, Rosie, mannaggia. Tengo l'orientamento in un criceto. Ah, li sento, li sento. Bravo. Ecco dov'è, aspetta.
E qua non ci siamo venuti, fra. Vabbè, prendi tu. Tanto a me non sembra un cazzo. No, qua non ci siamo mai venuti, fra. Mai. Sto venendo ora con te. Non è finito. Oh! Sento uno che spara con l'arco, quindi penso sia panza. Scavi, scavi, ricordiamoci di comprare i biglietti della fiera qui a Pordenone. Ah, vero. Ma vai verso sopra, che cazzo c'è? Dai, stiamo sbagliando tutto, secondo me. Facciamo una magia. Mannaggia miseria, che caso. Vieni, sono qua. Io mi sono seduto. Siete pronti? Siete pronti? Ma ricordo sto posto. No, questo è un altro posto. Venite. Seguitemi, seguitemi, miei brodi. Fermi. Okay. Dopo questo muro, siete pronti? Via, caricate! Allora abbiamo trovato il secondo, ce ne sono due. Fateli sparare, no, fagli sparare un po', tanto sono tre. Capito? Sì, sì. Ce n'è un altro, ma non mi ricordo dove. L'avevo visto, ma l'ho visto sempre. Ah, l'hai visto? Sì, sì. Ok. C'è un cazzo. Oh, state rubando tutto. Solo Daniel scopre questi passaggi segreti. Volta, ma è un altro questo? No. Ah, okay. Allora in chat mi dicono Panzer mi butta giù e nemmeno avverte che sono caduto. Ma hai buttato giù giù? Ma se, allora, ma sapete come faccio a buttare giù una persona? Semplicemente sono... Semplicemente? Stavo dicendo, semplicemente abbiamo saltato sul ponte allo stesso momento. Che poi mi sembra... Ma perché su Minecraft ci sono le collisioni? Fammi vedere, lanciamoci. Saltato. Lanciamoci. 3, 2, 1. Ah sì. Ok, vabbè, noi ci siamo saltati. Abbiamo saltato allo stesso momento. Io sono andato sul ponte e lui è caduto. Era l'inizio del ponte, voi eravate già alla fortezza quasi. Il tempo di andare, che cazzo devo fare? Non ho fatto il tempo. Ah, di avvisare perché c'erano anche quei cosi là, come si chiamano quei cosi che spai costano.
E come faccio io ad avvertire se non faccio in tempo? Ah, mi è saltato addosso, mi ha spostato, sì, ma Dio canna verde. Ah, beh, stai leggendo tu la chat, giusto, che risposta già. Boh, io non ero lì, non ho visto, raga, sincero. Cioè, se vi vedevo lo tippavo, non è che non ho... Non ho manco letto la chat, ero concentrato a combattere. Stavo prendendo il fucilazzo proprio per uccidere. Se magari andate più piano, diciamo, sembra che avete la polizia dietro. Ma che c'entriamo noi, mo? Noi eravamo arrivati, stiamo uccidendo i mostri per liberare la strada. Perché Carl è un po' più lento rispetto a voi, quindi l'ho aspettato un attimo. Però vabbè, anche voi siete... No, questi cosi che attaccano non si capisce. Che hai detto? Ho detto fermatevi ogni tanto se cade un po' più indietro. Ma se stavamo tutti e quattro là vicino, la strada è quella. Noi stiamo liberando la strada. Ci sta Gesù. Non so Carlo che è successo io, andiamo a venire. Voglio il cibo forte, che quando mangi ti riempie di cuore. Ma lo fai tu il cubo? No, no. E dice, un cazzo io cubo, sono... Sì, frate, ma costa 7 sacchi di danno perché Dani ti scam. Fra, un'armatura costava 7 sacchi... Oh. Dani scam, io... Fra, un'armatura costava 7 stacchi di danno, costata 7 stacchi... Ma perché hai perso proprio quella là di diamante? Ma più che altro perché sei venuto... Perché sei venuto con l'armatura di diamante, infatti? Guarda qua Daniel, è venuto con questa e anche io con questa. Vabbè, ma la tua è fortissima. Ok, sì sì, ok. Però quella di diamante è più forte. E poi è un'armatura gratis, credo, da tutti quanti. Cioè era meglio usare quella che quella di diamante. Ma questo è blocco di verruche. Ma no, ah, non si scioglie. Che dobbiamo fare? Per lei si rompe. Come state, raga? Voglio comprare tu. Guarda. Questa grande cannone. Io metto questo. Dai. Ma quindi gliela ghibi, vale? Cosa? Ops. Oh, sai cosa? La gente la sera va a fare Halloween, da certo scherzetto. Però va bene, ma meglio così perché Dani ha preparato anche se un po' di giorno. Sì, vabbè, sì, sì. È stato un po' meglio. Tranne per Carlo che c'è morto. Questo perché i panzi spinge le persone. Ah, sì, l'ho fatto apposta, hai capito? C'era una probabilità. Ragazzi, tutti quanti mettono lo sticker su Discord. C'era.
c'era Valerio, c'era la probabilità che cadevo io e non cadeva Carlo e moriva anche a srubare secondo. Andate a fare il funerale, vedi. Vabbè, ma pure Panzer, sì, è vero, ma che ci pensi, Panzer pure, minchia. Stai abusando, chi è che mi ha messo le regole? I mostri. Comunque, mo rientro, mi metto l'armatura di Waller, tipo. Ma io non capisco perché ho usato la tua armatura buona. Vabbè, Vale. Vabbè, ma in questi posti è palese che rischi di morire, fa. Cioè, è una percentuale alta di morire. Non cambia. Oh! Vedere di fare l'altro po' di blaze. Ah, andiamo. Mi torno a casa, datemi tutti i blaze, dai, li do. Io mi faccio pagare e vi do i soldi, non è vero, meglio. Dai, quel povero Cristo vuole andare via. Dai, altri 4 minuti, 45 del mio. Va bene, dai. Ma capito? Una volta che sei nella lava, Carlo, che possiamo fare? Come Valerio doveva avere l'occhio della Madonna? No, vabbè, ma le altre volte, per esempio, l'ho salvato dalla lava 4-5 volte. Ma pure a me stesso ho salvato, anche a Wolverine, ma perché siamo vicini. Ma è capitato che se stavate in quella situazione, è capitato. Qua teoricamente non dovrei manco tippare alla fine. Bra, io ho preso anche io delle blade, devi farlo. Bravo. Che vuoi? Che vuoi? Eh? Vabbè, bullizzami altro. Che hai detto? Ho anche io delle blade. Pure io. E che devo fare? Le vuoi? Gratis. Voglio tua madre, il tuo padre. Carlo, sì. Oh, guarda, allora Dani, io allora io in cambio ti insegno il trucchetto, vieni, vale, senti. Oh. Oh, finalmente un blade. Vale, ciao. Andano sempre blaze. Porca troia. Questa si chiama vendita abusiva. Scusate ragazzi, mi hanno droppato. No, niente, sono io scemo. Ma mi hanno buttato nel villaggio di degli altri. Era cosa lì, come si chiama? Era nel villaggio è un Black Water, ragazzi. Non è mia, sarò. Vediamo. Ritorno del messia. Eccolo. Messia, ecco. Guarda, senza pantaloni. Te lo vesci a fare, eh? Adesso a cagare. Messia. Pensa, comunque dovresti rimborsare i soldi a Carlo. No, mi hai dato un posto di grado. Non ci siamo capiti, capito. Lo fai, dai due blaze, Rod. Anche se tu magari ti girare, no? Vedevi che ero finito nella lava. Però ma se cadi nella lava, io non è che è responsabile di saperti pure. Me l'ho buttato, che è diverso. È stato un incidente, no? È stato un incidente, non è stato un incidente.
era? Lo so che stai dicendo, però cazzo, cioè avverti che sono caduto, io quello dico. È vero, Panza rullava, dicevo. Ma vai a puntare che mi si sta bagnando tutto. Comunque è il momento di tornare da Giriberto, ragazzi, che vuole andare a dormire, poverino. Aspetta, mi manca uno blaze, arrivo al numero che mi piace. Fammi fateci delle ultime. Vabbè, io me ne vado, addio. Oh, Dani. Ciao, signor Giriberto. Ah, guarda cosa c'ho. Oh, sì. Me la di. Te la regala, tieni. Non sono come gli altri. Ti regala anche questa. Ma sai, è vero che non l'ho pipita e puoi fare il lingotto? No, è però posso fare. Come no? Ma scusa, gli altri, tutte le altre loro robe dove... Ora vengono. Eh? Ora arrivano. Ma immagino che debba pagarle, giusto? Eh sì, ma perché stai vendendo due volte il quarzo? Perché si sono, non si sono staccate, non entrate. Che sono diversi, li conta come diversi il gioco, quindi non fa entrare. Ah. Infatti mi avevi detto che prendevi queste. Ah sì? Sì. Ah, ok. Tieni, dai, 8, così se devi andare a dormire, te lo tippo. Madonna. Guarda come sta fatto, guarda questa cosa. Cosa hai preso? Guarda i tuoi cuori. No, non mi attaccate. No, non c'è mai niente, guarda i tuoi cuori però. Il brick, diciamo. Se non mi attacca, tu mi attacca. Quanti cuori hai? 3 è bloccato. Perché ce l'ho bloccato? Perché ti ho dato la lacerazione su tutto il cuore. Facciamo così, facciamo con calma. E ora? Appena si cercato riprendi i cuori. No, tieni tutto, facciamo. Ma che figo! Tanto non è. Facciamo venire fare il povero. Tu hai qualcosa? No. Te, Carlo, hai qualcosa? Quanti blades? E che ne hai, ragazzi? Hai qualcosa? Ben c'ha un qualcosa, ce l'ha il cuore infranto. Ma quanti blades? Uno, perché io ti dicevo di non aver niente. Lui mi ha detto che non ce l'ha. E Carlo non ha. Come non ce l'hai, Panza? Non li ho detto i blaze? No, i blaze li ho. E quanti ne hai? 8. 6x8? Lui? 48. Hai tu culo e fa una bot. Ti va bene? Boh, sì, mi fa un cazzo. Vieni. Povero Ben. Nel nome del Patrius, del Filius, Spiritu Santus. Tuo nome, venga il tuo regno, sarà fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Daggi oggi il nostro padre quotidiano. No, hai sbagliato. È così, Dio è puro, sei cielo, il tuo nome è santificato. Porta speranza ai nostri popoli, farci unire in carestia, ma portaci salvezza e felicità. E benediciamo il tuo nome come voi siete fatti dal male. Allah. Ma che Allah. Cazzo? Ah, come Allah? Allah dove? Aspetta, dove devo andare? Allora, intanto ci fermiamo con la live, ragazzi. Ci fermiamo già con la live e ci sentiamo domani.